Sempre al primo posto la protezione delle merci ed il gradimento del cliente. L'azienda genovese è partner ufficiale del Dertuna FBC 1908. Cava International. Il sorriso soddisfatto di chi riceve la merce. Mavian Max, operatore nazionale leader nella fornitura di reti broadband a bassa latenza, porta internet negli stadi. L'azienda tortonese fornisce connettività e servizi streaming a più di 60 campi di società di Serie C e del settore giovanile di compagini prestigiose di Serie A. Mavian Max è partner ufficiale del Dertuna FBC 1908. Mavianmax.it. Tecnologia ed innovazione al servizio dei leoni. Da oltre 20 anni, Eleva 2000 è leader nella vendita, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Il nostro primo obiettivo è la tua sicurezza. Operiamo in provincia di Alessandria e Pavia, con un pronto intervento attivo 24 ore su 24. Siamo a Tortona, in strada statale per Genova 11B. Visita anche il nostro sito eleva2000.it. Fiat Track, da più di 30 anni, è un punto di riferimento chiave nel settore della logistica. Concessionario ufficiale Carrelli Elevatori, nel suo showroom di Tortona, in strada statale per Genova, commercializza macchine per la movimentazione di merci, piattaforme aeree, scaffalature e attrezzature per le pulizie industriali di marchi leader di mercato. Ampio assortimento di macchine usate, servizio efficiente di riparazione e assistenza multimarca. Fiat Track, dal 1991. Logistica affidabile. La tua vita, la tua radio. Diretta Stadio. Diretta Stadio, il tuo sport su Radio PNR. Buongiorno, buongiorno ascoltatori di Radio PNR in diretta dagli studi di Via Lorenzo Perosi. Buon sabato 23 marzo. Siamo ovviamente in anticipo rispetto al programma che vi dicevamo domenica scorsa. Il Dertona anticipa questa 32esima giornata ad oggi, in virtù poi del turno infrasettimanale già nel Giovedì Santo nella partita di Asti. Ci concentriamo ovviamente su quello che è Dertona Albenga, cioè la partita che si disputa oggi. Non vedo ancora il collegamento diretto con lo stadio, però adesso sì, forse sono quasi pronti, ma intanto io comincio come sempre e do il benvenuto in trasmissione a Domenico Cremonte. Ciao Domenico. Ciao Stefano, buon sabato a tutti. Allora, sono le 14.49, abbiamo per fortuna 2-3 minuti con calma per presentare questa partita. Ricordo Dertona contro un Albenga. Sono curioso di chiederti un po' tutte le novità in questa Albenga, che veramente ha cambiato faccia tra girone di andata e girone di ritorno, e che sostanzialmente si sta godendo i punti che mi pare a fine girone di andata l'avevano portata tra le prime in classifica. Ma sì, è stata una specie di rivoluzione, è andato via Fabio Fossati, è andata via la segretaria, il direttore sportivo, ma soprattutto sono andati via tanti giocatori. Ricordiamo i due più famosi, Francesco Esposito e Bruno Barranco. È una squadra comunque, quella di Mister Aiello, con una difesa molto forte. Oggi per fortuna sì, è squalificato Legal, però ci sono giocatori come Mukai, che l'anno scorso era un passo di vestire la maglia bianconera, soprattutto il capitano Venneri, e poi c'è il nostro ex Diego Galliani, un giocatore sempre pericoloso. Ho visto la formazione, Mister Aiello gioca praticamente con un falso 9, che è questo Vari, che non è una prima punta ma è un trequartista, un giocatore che ha sempre giocato al sud, tanti giovani anche nell'Albenga, ma non so se hai già visto la nostra formazione. Stavo oggi leggendo esattamente in questo momento. Ci sono tante novità,
in panchina ci sono tanti giocatori non al meglio, come Gulli, come Procoppio. Toniato. Ho visto che Toniato è fuori da un po', si è allenato in settimana, probabilmente entreranno nella ripresa. Da grande fiducia Mister Turi a dei giovani, come per esempio il classe 2006 Alessandro Tocila, che non mi era dispiaciuto nell'ultima partita borgosese, per lui 20-25 minuti, uno dei leader della squadra juniores, è stato anche chiamato nella rappresentativa regionale. Speriamo bene, dà anche fiducia per la seconda volta consecutivamente al giocatore Nani, che giocherà da titolare, e quindi insomma davanti praticamente ci sarà il solo Gueye, con vicino Luca Maradio, che è un po' il giocatore più pericoloso in queste ultime partite del Dertone, e Tato Manasiev, che domenica ha segnato una bellissima punizione, che sicuramente darà una mano in attacco, Stefano. Una partita non facile, una formazione un po' rabberciata, siamo riusciti a recuperare all'ultimo Todisco, che giocherà centrale assieme a Leo Tambussi, e poi la cava come al solito partirà da terzino destro basso, e dall'altra parte un altro giocatore che sta facendo bene, Ilian Dall'Oglio, classe 2003, che può giocare sia a sinistra che centrale. Esatto, abbiamo parlato di Dertona, velocemente sull'Albenga, sono andato a vedermi un po' questa mattina i vari avversari. Proprio Federico Vari sostanzialmente è un prodotto di scuola di Aiello, perché viene dalla Nuova Florida, appunto la squadra da cui proviene anche l'allenatore, quindi è dato come attaccante, lo vedremo in questa ma non è una prima punta classica. Non è una prima punta classica. Poi c'è Diego Gagliani, abbiamo ricordato, ci dicevamo questa mattina, i tre ex presenti nell'Albenga, tre ex bianconeri, che sono Gagliani, che è in campo, e poi ci sono Colantonio. E poi c'è naturalmente Diagne, che mi sembra non vedo neanche in panchina. Sì, forse non lo vedo neppure io, quindi direi che Diagne oggi non c'è, forse bene, perché ha segnato già due reti e anche lui non è da molto che ad Albenga, no? Quindi è arrivato a gennaio, Stefano. Ha già fatto fin troppo bene, no? E allora, direi, le aspettative di oggi, secondo te, Domenico? Le aspettative, naturalmente, noi dobbiamo puntare, se non alla vittoria, a continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Sono molto curioso di capire, naturalmente, nello svolgimento della partita, se dalla panchina arriveranno dei rinforzi. Per esempio Sacca potrebbe entrare, Gulli potrebbe entrare, lo stesso Procoppio, magari Mister Turi parte con questa formazione, poi a seconda di come sarà il risultato nella ripresa potrebbe fare entrare qualcuno, magari cambiando un pochino quello che ha fatto nelle ultime partite. Comunque sicuramente questo mister ha grande coraggio, perché giochiamo con una squadra molto giovane. Ok, Domenico, allora come al solito appuntamento a fine partita, in frammezzo, come sapete, poi ascolteremo anche Gianni De Caro. Ci sentiamo. Grazie, un caro saluto anche ai nostri radiocronisti dallo stadio, l'avvocato Porta, Cristian, Alberto, alle riprese, naturalmente te, Lara, e poi Gianni, che vi racconterà la sua opinione a fine primo tempo, a caldo. Grazie e buona partita a tutti. Grazie Domenico Cremonti. Allora sono pronto a questo punto a passare la linea, proprio anche video, e vediamo se esce bene anche l'audio ai nostri Gianpietro, che saluto, e Cristian Semino a fianco lui. Buon pomeriggio. Allora, scusami, non ho capito nulla, non so se c'è un problema di audio, fammi segno col dito, perché io non ho capito una parola. Non si sente? Si sente molto metallizzato, adesso stavo cercando di capire se potete aggiustare. Intanto saluto anche Alberto, che è pronto per le riprese. Intanto che voi verificate, io vado un attimo al programma odierno, sono già cominciate, ci sono quattro anticipi oggi. Benvenuta anche Lara Cervi qui a fianco a me. Io esco bene, però non sento né te né... Prova con Cristian, per carità, proviamo, tanto salutiamo Cristian, se ci legge vediamo se... Senti Stefano? No, allora, se non riusciamo a ripristinare... No, il microfono proprio non... Sente? È male, molto male, ragazzi. Molto male. No, no. Allora, senti?
No, tra poco, guarda, tra un minuto, se non riusciamo a risolvere andremo di telefono, ragazzi, perché altrimenti non riusciamo a percepire nulla. Intanto, voi fate, prendetevi ancora 30 secondi, magari, per vedere se si riesce, o magari se ci sentono i nostri tecnici e possono darci una mano da remoto. No, no. Gian Pietro, fai segno che non è... No, prendi pure tu, Gian Pietro, il microfono, perché non... Non riusciamo a capire. No, la voce esce, la tua voce non esce metallizzata e a pezzi, quindi tra poco ti chiamiamo sul cellulare. Intanto verifichiamo con magari con i nostri tecnici se è possibile poi ripristinare il microfono. Andiamo un momento intanto con scusa, tanto la partita ovviamente non è ancora cominciata, naturalmente. E intanto do solo i parziali delle tre partite, cioè sono quattro gli anticipi di questa 32esima giornata che si giocano oggi, 3 alle 14.30, tutte in parità e tutte sullo 0-0, e sono Chieri-Bra, Chisola, Asti, Pinerolo e Reggi Ticino. E da vicino ovviamente guarderemo attentamente cosa succede a Chieri, tra Chieri e Bra, e anche a Pinerolo, tra Pinerolo e Reggi Ticino. Noi tra pochi minuti saremo pronti in qualche modo per dare la cronaca di Ayrton Elbenghe, la parola ovviamente mi auguro sentita un po' meglio ai nostri Gian Pietro, e ecco adesso proveremo magari via cellulare. Ecco, allora andiamo, mi dicono di telefono, abbassiamo Skype per il momento, e allora proviamo così. Intanto se si sente, tu ci senti bene Gian Pietro? Sì, io mi sentivo bene anche prima con le cuffie e non so come mai non arriva tramite microfono. Comunque andiamo di telefono e diciamo che le squadre sono entrate ora in campo. Gartone in maglia completamente bianca e Elbenghe in maglia completamente nera con una fascia trasversale bianco-grigia. Diamo subito le formazioni. Il Gartone in campo con Sassanino, La Cava è Dall'Olio, Marchetti, Tambussi e Todisco, Nani, Tocila, Gueye, Manaseve, Amaradio. A disposizione di Mister Turi, Cicchera, Bubecchi, Procopio, Robotti, Toniato, Gulli, Barisone, Sacca e Taverna. E cedo il telefono a Cristian per la lettura delle formazioni dell'Elbenghe. Ciao Gian Pietro, anche da parte mia. Dunque, questi sono i primi 11 che scendono in campo al Cozzi: Salvato, Siciliano, Mucai, Gagliani, Venneri, Nesci, Vari, Di Stefano, Desio, La Vecchia, Beretta. In panchina Romano, Pellicano, Destito, Colantonio, Castiglione, Rosso, Destito, Massoni, Jebbar. In panchina mister Antonio Aiello. Sì, allora vediamo le due squadre, sarà l'Elbenghe a battere il calcio d'inizio. Intanto come sempre un caro saluto a te, a Lara, grazie, al nostro Domenico Cremonte, al direttore Don Paolo, a tutti i tifosi del Gartona, in particolar modo al mio caro papà e anche quelli dell'Elbenghe che sono collegati qui con il Fausto Coppi in una giornata di splendido sole, disturbata da un vento abbastanza fastidioso. Direi che la presenza di pubblico è discreta, considerato che si gioca di sabato, e vediamo anche nella gradinata di fronte alla nostra postazione la presenza di un gruppo di tifosi dell'Elbenghe che sono venuti fino a Tortona. Ci sono anche delle misure di sicurezza perché i tifosi del Gartona sono gemellati con quelli del Savona e c'è rivalità tra Savona e Elbenghe, mentre intanto è il Gartona che manovra con Manasiev sotto la nostra postazione, avanza verso l'area di rigore dell'Elbenghe, ancora il numero 10 si porta la parte sul sinistro, parte un tiro che il numero 22 portiere dell'Elbenghe Salviato controlla senza particolari difficoltà e cede poi al proprio compagno, ancora l'Elbenghe che manovra nella propria metà campo. Vediamo probabilmente il numero 5 Mucai, allarga per il giovane siciliano, ancora all'indietro, anzi siciliano gioca da questa parte. Adesso cercheremo di capire la disposizione tattica dell'Elbenghe, palla ceduta all'indietro ancora
l'Albenga in possesso palla con il numero 5 Bucai, però la palla termina in fallo laterale a favore del Gartona e si incarica della rimessa Ilian Dall'Olio in direzione di Usman Gueye, che dopo la, diciamo così, la messa fuori squadra di Tigani è il riferimento principale dei Leoncelli. Vediamo ora punizione in favore del Gartona dei 40 metri, ha subito fallo Usman Gueye, mentre gli ultras del Gartona fanno sentire sin da subito con rullo di tamburi e cori il proprio incitamento. Sul pallone vediamo Marchetti, sarà quindi una battuta dentro l'area di rigore, respinge il numero 5 Mukai. Ancora Marchetti che appoggia di testa ma non riesce ad arrivare Dall'Olio e allora libera il giocatore dell'Albenga, la palla viene recuperata poi e ceduta in direzione di Cristian Nani, maglia numero 7 all'indietro verso Tocila a Todisco a Marchetti all'indietro a Sattanino attaccato da Di Stefano, lancia in profondità, Gueye di petto contrastato da Venneri, recupera ancora l'Albenga nella propria metà campo, Mukai, palla in profondità che si perde però a bordo campo. Già battuta la rimessa con l'Albenga che va a cercare da quest'altra parte il numero 24 Di Stefano, cerca di metterla giù Vari, che è il terminale offensivo degli Inguani, detti così perché l'antica popolazione ligure è stanziata dal Binguanum. E adesso c'è una proiezione offensiva dell'Albenga, attenzione con un cross in area, la palla sfila, la recupera Nani che gioca da esterno di destra del centrocampo, subisce il fallo ed è il signor Masi della sezione di Pontedera che arbitra l'incontro, coadiuvato dai signori Bertelli di Fiorenza e Stella di Grosseto, che commina il fallo per il Gartona. Già battuto, Guay stacca male, meglio il suo ex compagno Diego Galliani, poi ancora l'Albenga in avanti ma recupera Tambussi a Todisco. Todisco allarga a cercare il numero 11 a Maradio, ma viene anticipato e ora ancora l'Albenga, termina a terra il numero 24 Di Stefano, vice capitano, e l'arbitro Masi ravvisa gli estremi per una punizione già battuta dall'esperto capitano Venneri, che allarga sulla destra, si propone in avanti l'Albenga che entra in area, palla a raso terra e Todisco mette in calcio d'angolo per il primo calcio d'angolo a favore degli Inguani. Un Albenga direi propositivo, Cristian. Sì, propositivo, partita ancora un po' bloccata, ritmi bassi, quella che si stanno ancora studiando, però sicuramente l'Albenga ha già messo le cose in chiaro, che è venuta a 4-1 per vincere. Sì, del resto l'Albenga da neopromossa sta disputando un gran campionato, senza i due punti di penalizzazione sarebbe terza alle spalle di Alcione e Chisola. E ha un ottimo rendimento in questo 2024, ha perso solo due volte, una volta a Ticino, più in generale fuori casa, ha vinto 5 volte, pareggiato 6 e perso solo 4, quindi una formazione di assoluto rispetto. Attenzione, c'è la rete, messa a segno da Galliani, è il classico gol dell'ex di Diego Galliani, azione sulla destra degli Inguani, cross in area, e Galliani, che ricordiamo a Tortona molto forte sul gioco aereo, quando sono passati credo 5 minuti di gioco, e Albenga già in vantaggio al Copi, un Albenga che infatti era partito molto determinato, azione che si è sviluppata sulla destra, cross, e Galliani che si era spinto in avanti, e a differenza di tanti ex che non esultano di fronte alle proprie squadre, invece ha esultato solo, diciamo, dal dischetto del rigore, ha colpito di testa
con precisione alle spalle di un incolpevole Sattanino. Inizio in salita, Cristian. Inizio in salita, è stato molto bravo Gagliani perché ha colpito bene, ha messo la palla alle spalle di Sattanino. Come dicevi, un Albenga che è partito bene, propositivo. Adesso si fa dura per il Gertona perché non è la prima volta che subiamo gol subito e molte delle volte non siamo riusciti a rimontarle. Oggi bisognerà cercare di riprenderla subito. Sì, intanto vedremo se il Gertona riuscirà ad assorbire il colpo. Ora è Ilian Dall'Oglio sulla sinistra, cede all'indietro per Ciccio Todisco che forma la coppia di centrale con Tambussi, ancora Dall'Oglio in profondità ma non riesce a guizzare il giocatore del Dartona, palla che termina in fallo laterale con da segnalare nelle file dell'Albenga squalificato l'esperto difensore ex Assi Legal. E allora adesso c'è un retropassaggio verso Sattanino che poi mette in fallo laterale, per cui Gagliani gioca centrale con Mukai e Venneri, altro giocatore molto esperto e autore già di 8 reti, capocannoniere dell'Albengo, gioca praticamente a centrocampo davanti alla difesa per un Albenga che praticamente ha un solo terminale offensivo, il numero 18 Vari, lascia in panchina sia Gebar che Despito che Pellicanò, e quindi gioca molto sugli inserimenti dei centrocampisti. Ora c'è un rinvio e una palla che Dall'Oglio ancora una volta, un po' in maniera goffa, complice anche il vento, non riesce a rinviare bene. Quindi secondo calcio d'angolo per l'Albenga, un Dartona colpito a freddo. Adesso bisogna fare attenzione su queste palle da ferma, perché Diego Gagliani, che ricordiamo anche a Tortona aveva segnato dei gol, ricordo, a Bonjovè col Pondonna in campionato, molto forte nel gioco aereo. Ora è il numero 5 Mukai che la mette dentro e a momenti c'è un altro gol dell'Albenga, ma l'arbitro ha ravvisato un fallo di, mi pare, di Venneri che è saltato sulla schiena di Todisco, e quindi si ripartirà con una punizione in favore del Dartona. Sattanino che calcia male, probabilmente in questo primo tempo il Dartona gioca anche contro vento e quindi c'è questa difficoltà ulteriore. Vediamo che adesso si riprende con una rimessa a favore degli Inguani, già battuta con le mani in direzione del numero 18 Vari, fermato dalla Cava che guadagna la rimessa laterale. Ricordiamo che la Cava è l'autore della rete col quale il Dartona ha battuto e eliminato lo scorso 27 agosto l'Albenga in Coppa Italia, poi a sua volta il Dartona è stato eliminato dal Bra. Ora una palla filtrante di Manesev verso Gueye che riesce a metterla giù, la lavora bene per Tato, vediamo Tato che punta il numero 32 di Stefano, va sul fondo e guadagna il primo calcio d'angolo a favore del Dartona. Vediamo che avanzano le torri sia Tambussi che Ciccio Todisco. Vedremo che il calcio d'angolo da destra sotto la nostra postazione verrà battuta da Manuel Marchetti. Parte una palombella lunghissima che, complice il vento, si perde dall'altra parte, mentre Mister Turri in polo, malgrado l'aria frescolina, incita i suoi ragazzi, colpiti a freddo dalla più classica rete dell'ex di Diego Gagliani, che dopo l'esperienza a Tortone era andato alla Triestina nel mondo dei professionisti, poi è stato, diciamo così, costretto a tornare a una dimensione più bassa, prima al Club Milano e poi all'Albenga, e adesso è ancora l'Albenga con il numero 32 siciliano sotto la nostra postazione, l'appoggio per Beretta, poi la palla in profondità per Vari, poi il numero 48 ancora Beretta, poi ancora Vari che allarga dall'altra parte verso Tesio, il cross dell'Albenga, questa volta esce Sattanino e para senza problemi, e ora è Tato Manesev che prova a ripartire ma viene fermato, poi Venneri all'indietro per il 28 Tesio verso Nesci, adesso ancora l'Albenga che sfonda con particolare facilità a destra, prova a recuperare Ilian Dall'Oglio e a proporsi in avanti ma viene fermato senza fallo, ancora l'Albenga in possesso palla, traversone in mezzo all'area, Todisco la allontana, la palla complice il vento rimane lì,
un'altra volta Todisco, la recupera ancora il numero 28 Tesio, che la cede a Nesci, che la mette dentro, la chiude in qualche modo un giocatore del Dartona, poi ancora però Tesio, che scambia con un compagno, si propone sulla faccia, devia Marchetti, calcio d'angolo, terzo corner a uno in favore dell'Albenga, e ricordiamo Inguani sempre in vantaggio 1-0 con la rete di Diego Gagliani al quinto del primo tempo. Un Dartona fino a questo momento, Cristian incapace di reagire, mentre l'amico Davide mi fa vedere che siamo al dodicesimo. Seguiamo questo calcio d'angolo, parte la battuta, Manasiev allontana, poi non riesce a intervenire Tocila, alla meglio Beretta che allarga sulla destra, cross, intercetta Marchetti, poi è Dall'Olio in avanti a cercare Gueye che viene spinto alle palle, c'è fallo e anche la panchina del Dartona si alza, voleva probabilmente un provvedimento disciplinare. Vediamo che invece il signor Masi si limita a redarguire il numero 55 Nesci, ed è Marchetti che batte la punizione all'indietro per Todisco. Cristian, un avvio complicato, complice anche questo vento che disturba le trame del Dartona. Sì, assolutamente, il gol a Fred è stato difficile da digerire, adesso il Dartona deve cercare di far passare questo momento, di mettersi a posto e iniziare a giocare. Sì, intanto è Sattanino che ha usufruito di un retropassaggio, esce dalla propria area, calcia lungo in profondità a cercare Usman Gueye, però c'è il rinvio preciso del 55 Nesci, poi perfeziona il rinvio Mukai ma troppo lungo, la palla torna dalle parti di Sattanino, Sattanino a Tambussi, Tambussi palla al piede, cede a Manasiev, Manasiev lungo in profondità a cercare l'inserimento del numero 7, Nani chiuso, c'è stato un attimo di incertezza, bravo Salvato a uscire su Nani, a respingere, mentre ora Tambussi controlla che il pallone termini in spalla laterale sulla pressione di Stefano. Bella tracciante di Manasiev, Cristian, bel inserimento di Nani anche se in posizione defilata, e bravo Salvato a uscire coi piedi. Bravo Salvato, ha fatto una grande parata perché Nani aveva fatto quello che poteva, perché lo spazio era poco, era molto defilato. Questa è una buona occasione per il Dartona, che deve essere quella che di inizio la partita bianconera. Sì, intanto ora è il numero 18 Vari che allarga sulla destra e chiama in causa Nesci. Nesci al Pertesio, una catena che funziona bene, quella sulla destra tra il 28 e il 55 degli Inguani. Non a caso il gol è venuto da quella parte con cross di Nesci e gran colpo di testa di Gagliani. Vediamo ora la rimessa dello stesso Nesci. Comunque un Dartona che se non altro si è proposto nell'area degli Inguani, ora respinge la difesa dei Leoncelli, ancora una palombella, poi Tambussi nel cerchio di centrocampo, però è Mukai che è la meglio e rinvia lungo, non c'è nessuno, palla tra le braccia di Sattanino. Sattanino è un Dartona che comunque, Cristian, conferma di essere più squadra da trasferta, perché nelle ultime partite in casa sconfitta con Vado, Gozzano e Lavagnese, solo un pari con l'Alzone, non vinciamo da due mesi dall'1-0 col Pinerolo, è evidentemente una squadra che ha difficoltà a costruire gioco. Sì, è un dettaglio molto particolare, perché di solito le squadre fanno meglio in casa, però è vero, da quando è arrivato Mr. Turghi, il Dartona è imbattuto fuori casa e oggi stiamo perdendo dopo la partita col Vado, quindi sì, c'è da migliorare questo dato in casa e oggi c'è ancora il tempo comunque da mettere in gioco. Sì, dicevamo un Dartona che appunto sono da due mesi dalla doppia vittoria Sanremese-Pinerolo, che poi in casa non, a parte il bel pari con l'Alcione, adesso speriamo, la partita è ancora lunga, mentre la Cava recupera l'assist di Sattanino, viene tallonato da un avversario, però sguscia via bene la Cava, si propone in avanti, attacca il Dartona, palla ceduta al numero 8 Tocila, spostato a sinistra, che cede in area per Manasiev, che va alla conclusione, no! Clamoroso, la palla sfila a lato
alla sinistra del portiere salvato, bella assist di Tocila per Manasev che si è spostato a sinistra, è entrato in area, bel diagonale, la palla ha fatto la barba al palo e qui grossa occasione dopo quella di Nani. Grande occasione, fatto tutto dalla cava che si è abituato ormai con questa giocata ad andare, poi è stato bravo Tocci da Lucci da servire Manasev, un po' sfortunato perché aveva chiuso bene, ha fatto dal palo. Sì, comunque già la seconda occasione dopo quella di Nani e Manasev si conferma più che mai l'uomo in grado di cambiare le sorti del Dertona. Quando siamo al quarto d'ora del primo tempo e Galliani anticipa Guei e poi è il Di Stefano attaccato da Usman, bravo che gli soffia il pallone, cede a Nani sulla destra, cerca di andare via, lo chiude bene Beretta che poi rilancia, recupera la cava attaccato da Vari che gli soffia il pallone, esce bene dal Benga con Venneri che allarga sulla destra per Nesci che avanza e supera la linea di centrocampo, attenzione dal Benga ancora Venneri, attaccato alle spalle da Manasev e che probabilmente ha commesso un fallo su Venneri, ma sta dicendo all'arbitro che ha subito anche un colpo dall'avversario, dal forte giocatore polivalente ex Asti, oggi gioca a centrocampo, già autore di 8 reti, che adesso va a cercare il numero 18, Vari che riesce veramente a controllare un pallone non facile e guadagna un altro calcio d'angolo, quarto corner, questo numero 18, questo attaccante Vari veramente molto mobile e qui la palla di Venneri col vento non era facile ma si è esibito in un gran controllo ed ha guadagnato un corner per gli Inguani che viene battuto dalla sinistra della nostra postazione. Intanto vediamo che finisce a terra in area Galliani che lamenta un colpo, cioè, si accende un capannello, Galliani si rivolge al guardialine che è opposto alla nostra postazione dicendo se non ha visto un colpo, ma probabilmente si tratta di uno di quei contatti di mischia in area di rigore. Abbiamo visto Galliani andare a terra all'improvviso, adesso è a colloquio con il signor Masi, vediamo che si perde ancora qualche minuto e tanto mister Turri da studio mi senti, dicevo, dimmi Stefano. Dicevo due squadre che fanno fatica a segnare con reparti di attacco perché sappiamo che l'Albenga ha perso anche il proprio terminale più offensivo, Barranco, più Esposito. Esposito, Barranco, che avevano segnato nel 3-0 sì. Dell'andata e hanno trovato il gol appunto col nostro ex Diego Galliani. Già. E diciamo che questo numero 18 Vario gioca all'Albenga con una punta sola, però un attaccante molto bravo, molto, molto fastidioso, sì, infatti si muove su tutto il fronte offensivo. E poi l'Albenga gioca molto con i centrocampisti che a turno si inseriscono senza palla e quindi è difficile anche per il Dertona leggere queste situazioni perché i centrali non sanno chi uscire a prendere e quando uscire, quindi l'Albenga è un 4-4-2 perché Vari e Siciliano sono dati un po' come diciamo mezze punte attaccanti, due. Sì, no, ma io direi più che altro un 4-5-1 4-5-1 ecco, è più che altro Vari che si muove o 4-2-3-1 con Siciliano e con Nesci e Tesio che si muovono diciamo un po' alle spalle di Vari, ecco, però diciamo che ripiegano molto sotto la linea della palla quando perdono la palla e quando sono in possesso invece sono molto bravi a proporsi in avanti, ancora adesso Vari che apre il gioco, poi Todisco rilancia e interviene un giocatore dell'Albenga, ma adesso recupera la cava sotto la nostra postazione, supera la linea di metà campo, Manasev si fa vedere in posizione centrale, riceve, cerca il suggerimento per un compagno, chiude bene Galliani e poi ancora Beretta che allarga sulla destra per Nesci, molto mobile all'indietro per Tesio, poi il capitano Venneri, poi il 24 di Stefano Venneri, mentre gli ultras, capendo il momento di difficoltà
incitano i propri beniamini, ma ancora l'Albenga in possesso palla con Venere verso Siciliano, Siciliano indietro per Galliani, Galliani va a cercare cambio gioco, legge bene la situazione dall'olio, Manasiev nel cerchio di centrocampo prova a uscire, cede a Tambussi che non ha un bel controllo e infatti Vari guizza e gli ruba il pallone e commette fallo, però fortunatamente l'arbitro dice a favore del Dertona, ma un attaccante veramente il numero 18 degli Inguani, brevilineo, molto rapido, molto svelto, bisogna stare attenti. Intanto il gioco è ripartito con Ilian dall'olio all'indietro per Marchetti, Marchetti ancora all'indietro per Todisco, siamo nella metà campo dei Leoncelli, oggi in maglia bianca come abbiamo detto in apertura di match, e Todisco prova la sventagliata male, col vento sbaglia e la palla non arriva alla cava, fallo laterale in favore dei Liguri. Quando siamo giunti al minuto, adesso al 22esimo, quindi quasi metà del primo tempo, rimessa laterale per i Liguri con il Siciliano, Venere la tocca male e allora è Amaradio, che fino a questo momento si è visto poco, che cede alla cava, la cava ad Amaradio, schierato anche lui sulla destra, Amaradio prova a puntare l'avversario indietro per la cava cerca il fondo, la mette dentro, palla troppo lunga, la recupera Gueye dall'altra parte, vediamo Usman che cede a Tato Manasiev, Manasiev a Marchetti in posizione centrale, evita un avversario, occhio a non perdere il pallone, finisce a terra per l'arbitro, non c'è fallo, adesso occhio alla ripartenza dell'Albenga, sempre con Vari, sotto la nostra postazione, Vari con vicino lui Di Stefano, provano a scambiare i due, recupera il Dertona con Manasiev, poi il numero 11 Amaradio che lotta, bravo, recupera la sfera e questa volta l'arbitro ravvisa il fallo ed è stato Manasiev sul pallone, ricordiamo sua l'occasione pochi minuti fa più netta per il pareggio, mentre ora sul pallone c'è Tambussi, Leonardo Tambussi, poco oltre la metà campo dei Leoncelli, suggerimento in verticale per Manasiev, Franco bollato da Venere, si gira, prova un tracciante interno, non riesce, allora recupera Tambussi che va a cercare in profondità un compagno, chiude Galliani, poi di testa Nani che va a cercare la cava, che è bravo, riesce a anticipare Di Stefano e la mette dentro, ma Venere chiude, Galliani rinvia, poi dall'olio di testa, però non c'è nessuno, prova Tocila ma chiude bene, lascia correre in fallo laterale Neschi. Fino a questo momento l'apporto del giovane Tocila, la sua prima da tutelare, come anche Amaradio, mi ha fatto un po' poco incisivo, Cristian. Sì, si stava vedendo poco tutti e due, sicuramente uno dei migliori in questo momento è la cava, che ha già fatto due spunti interessanti, e poi Tato. Che è Tato come sempre, intanto adesso Tambucci lotta con Vari e di testa appoggia Sattanino, Sattanino per la cava evita il 48 Beretta, cede per Marchetti, cerca di centrocampo, ancora il mobilissimo Manasiev che è venuto a destra, cede a Tocila attaccato alle spalle da Galliani, veramente indiavolato, però commette fallo e Marchetti cede centralmente per la cava attaccato alle spalle, non c'è fallo, allora attenzione all'Albenga che si distende con Mukai che allarga in direzione di Lavecchia, Lavecchia per Mukai, chiude la difesa del Dertona, poi ancora il numero 48 Beretta che recupera, controlla la sfera in qualche modo il Dertona, però ancora l'Albenga, fasi concitate di gioco, giù Gueye, non c'è fallo, ancora Galliani, cerchio di centrocampo e poi Venere prova addirittura il gol da metà campo stile Maradona e la palla termina poco oltre il cerchio di centrocampo con il vento a favore, non molto oltre la sfera di la sbarra della porta difesa da Sattanino. Cristian, qui Venere ha provato veramente il gran gol. Sì, la palla non è uscita di tanto perché sicuramente Sattanino era leggermente fuori, lui l'ha visto, ha provato a calciare, la palla esce di poco. Bel gesto tecnico da studio, del capitano. Dimmi Stefano. Da studio, esatto, la domanda è proprio un occhio speciale a questo Venere, ricordiamo 8 reti in campionato, capocannoniere
ed è un difensore. E poi però la prima curiosità è questa formazione un po' particolare del Dertona, che schieramento sta utilizzando? Perché vedo quattro difensori, poi cinque centrocampisti, una punta, una specie sempre di 4-5-1? Anche per... guarda, stiamo cercando di capirlo anche noi, ma diciamo che c'è Marchetti che gioca da mediano davanti alla difesa con Tocila, poi Nani, Amaradio e Manasieva alle spalle dell'unica punta Guei, anche il nostro è un 4-5-1. Adesso Nani prova ad andare via sulla faccia, la mette dentro, non è fortunato nel rimpallo, chiude il difensore dell'Albenga, forse c'era anche un fallo su Amaradio, comunque rinvia l'Albenga, poi anche Todisco e la palla termina in fallo laterale a favore degli Inguani. Sì, è un modulo, diciamo, Stefano, abbastanza, diciamo così, variabile, e vediamo, anzi spesso e volentieri vediamo Amaradio che si scambia la posizione con Nani qua sulla destra, un Dertona che cerca evidentemente di perforare da questa parte, fino a questo momento con poca fortuna. Intanto adesso c'è un altro fallo di La Cava, redarguito dal signor Ramasi. Diciamo che si gioca molto a centrocampo, dove c'è una gran densità di uomini, e poi vari da una parte, Guei dall'altra, sono i due terminali offensivi. Però diciamo che in questo primo tempo si è giocato veramente poco sulle fasce, l'ha fatto un po' meglio l'Albenga, soprattutto a destra con la catena Nacci-Tesio, da cui è nata la rete dell'ex Galliani. Adesso c'è un altro rilancio in profondità, recupera Sattanino che rilancia con le mani verso La Cava, La Cava verso Amaradio, che adesso vediamo giocare qui a destra, quindi probabilmente una sorta, anzi praticamente Marchetti è da solo a reggere il centrocampo di 4-1-4-1, palla in profondità, Amaradio sul rinvio di Galliani, però spazza ancora un difensore dell'Albenga, Marchetti la tocca per La Cava, La Cava attaccato dal 24 di Stefano, poi Todisco, poi in anticipo Marchetti su di Stefano, poi Tambussi, partita disturbata anche dal vento, Tambussi all'indietro per Sattanino, occhio all'attacco del numero 17 La Vecchia, Tambussi in bello stile evita Vari, va a cercare dall'altra parte Ilian Dall'Olio, si fa vedere di fronte a lui Tocila, però Dall'Olio va a cercare Gueye, attaccato da Mukai che ha la meglio, poi Tocila in qualche modo lotta sul pallone, cede un bel pallone per Amaradio, ma chiude ancora Mukai. Siamo quasi alla mezz'ora del primo tempo, risultato sempre 1-0 dopo la rete, dopo 5 minuti dell'ex Galliani. Comunque dimmi Stefano. Dicevamo inizio partita, formazione coraggiosa e anche panchina veramente, c'è Procopio ma non sappiamo in condizioni sia, e Strada che tu sappia è fuori per scelta tecnica o per infortunio, si è saputo qualche cosa? Perché non c'è neanche Strada. Non trapela nulla. Per cui non si sa, anche Gulli e Procopio evidentemente erano usciti acciaccati da Borgosesia, non so francamente perché il mister abbia scelto Tocila, c'era anche Barisone che ha già giocato degli spettoni a Voghera, vedo anche che il Dertona ha qualcosa come, mi pare, 5 juniores in campo, 1-2, anzi no, sono 4, è quello per quello che non gioca Sacca, e vabbè, comunque adesso vediamo il Dertona in avanti con Gueye che lotta da solo, finisce a terra, e Strada non lo so, guarda, anche Robotti che aveva avuto un bel impatto le prime partite con Mister Turi, poi lo ricordo durante la gara anche con l'Altone a Voghera, non ha più trovato spazio, non so se scelta tecnica. Attenzione adesso all'Albenga nell'area del Dertona che si propone e chiude bene Todisco, quindi quinto angolo per l'Albenga, un Albenga che tutte le volte che si propone in avanti dà l'impressione di essere pericoloso. Non sappiamo anche perché non giochi Toniato, evidentemente non è al meglio neanche lui. Adesso attenzione
a un altro calcio d'angolo in favore degli Inguani, che viene battuto dalla bandierina opposta alla nostra postazione, parte la traiettoria, c'è un batti e ribatti, poi cerca di uscire Tambussi, l'arbitro subisce fallo dalla regola del vantaggio, però recupera ancora una volta l'Albenga molto bene con il numero 32 siciliano, che la mette dentro per Vari, che però era in fuorigioco, a tu per tu con Stattanino, l'ha toccata male, recupera il pallone l'estremo difensore bianconero, che cede a Ilian Dall'Olio, Dall'Olio all'indietro per Todisco sulla pressione di La Vecchia, si torna da Dall'Olio attaccato da Nesci all'indietro, però è Venere che recupera nel cerchio di centrocampo, Tambussi la lascia scorrere sull'attacco di Vari, che è generosissimo, ma la meglio Sattanino uscito dai pali, poi la cava, bravissimo, si gira, elude l'intervento di un avversario, si spinge in avanti, cerca sulla verticale a Maradio, ha chiuso il 32 siciliano, però la cava con i suoi guizzi, Christian, è uno dei migliori. Sì, assolutamente, l'avevamo già detto prima, infatti va cercato per provare a puntare l'uomo e mettere qualche palla dentro, perché il Dertona, dopo le prime due occasioni all'inizio, non è più straordinario praticamente. Sì, anche detto il suggerimento di Nani per Amaradio, si è perso in fallo laterale, 32esimo del primo tempo, gli ultras del Dertona incitano e rispondono anche lo sparuto gruppo di supporter degli Inguani giunti da Albenga. Todisco adesso copre l'uscita comoda di Sattanino, Sattanino con le mani andrà probabilmente lungo a scavalcare il centrocampo, no, va dalla cava sotto la nostra postazione, subito attaccato da Vari che cede a Tambussi, vediamo Leo che avanza, Franco bollato da Vari, cede a Todisco, attaccato dalla Vecchia all'indietro per Sattanino. Sattanino va a cercare la cava attaccato da Beretta, riesce a eluderlo. Poi bello scambio tra Manasev e la cava avanza verso l'area di rigore dell'Albenga, cede poi a Nani, Nani la mette dentro, palla lunga dall'altra parte, vediamo se Tocila la tiene, sì, anzi no. Pasticcia col pallone, se la porta in fallo laterale. Diciamo che fino adesso la scelta di schierare il numero 2006 sì, della Juniores non è stata premiata, e rimessa laterale a favore degli Inguani. Ti chiedo, Stefano, se abbiamo sì, aggiornamenti dagli altri campi dove si giocano gli anticipi. No, non avevo ancora aggiornamenti, lo vado a verificare in diretta in questo momento. Sono tutte sullo 0-0, Pinerolo, RG Ticino, Chisola, Asti e Chieri Bra, iniziate, ricordo, alle 14.30, quindi dovrebbe essere in fase di inizio la ripresa. Ma ancora una volta, ancora una domanda da studio, vorrei capire Gueye se riesce in qualche modo ad orientarsi, a tenere palla, a far salire la squadra, come sta giocando? Guarda, Gueye è generoso, sta facendo la sua partita. È chiaro che quando sei da solo in attacco e giochi sempre spalle alla porta e mai faccia alla porta, diventa difficile per qualunque attaccante, no Cristian? Sì, sì, sono d'accordo, è vero. Diciamo che Gueye non ha ancora avuto palloni buoni per andare a crearsi le occasioni, poco cercato, come anche tutti i centrocampisti per ora. E sta poi cercando spalle alla porta di tener palla, di girarsi e di appoggiarla al compagno che arriva. Ecco, è un compito ingrato, è l'unica punta e fa quello che può, anche ecco, contro una difesa, devo dire, di tutto rispetto. Sì, assolutamente, quando una difesa può schierare Mukai, Galliani e anche se non c'è Legal e Venere che gioca Nesci davanti alla difesa, Nesci, devo dire che Nesci, devo dire che è una difesa coi baffi, ecco. Intanto adesso c'è un fallo a favore del Dertona per un fallo commesso ai danni di Dall'Olio, che rimane a terra dolorante nella sua metà campo. Del resto, Stefano, lo sappiamo da inizio campionato, il problema del Dertona da almeno due stagioni, da quando non ci sono più Diallo, Tele e l'attacco, quest'anno Palù, Sambe e Mercai, poi è arrivato Tigani, che non che sappiamo non più parte della rosa. Non lo so, Strada, ma ufficialmente non lo c'è. Ufficialmente non lo sappiamo, però di fatto non è un sappiamo, paio, ecco, però è un paio di partite dice, che di fatto non è presente. Dei problemi non c'è
e quindi si gioca con un'unica punta e si spera nei gol, una volta di Gulli, una volta di Amaradio, una volta di Manese, ma è chiaro che giocare con una punta o senza punte diventa abbastanza complicato. Senz'altro, senz'altro. E poi poco ho sentito nominare in cronaca Amaradio, quindi un po' fuori partita oggi il ragazzo. Amaradio gioca qui sulla destra, sovrapponendosi spesso a Nani, non ha ancora trovato se non quel guizzo dove è stato bravo il portiere Salvato a chiudere. È una partita difficile perché Amaradio ha bisogno anche di un ragazzo che ha gamba, ha bisogno di spazi dove correre, probabilmente più un giocatore da trasferta che non da casa, e qui trovare degli spazi contro l'Albenga è dura. Infatti adesso Venneri recupera e appoggia il numero 28 Tesio, Tesio ancora Venneri, Venere in verticale per la Vecchia, recupera però Amaradio, Amaradio per la cava prova a mettere il turbo, superare la linea di centrocampo, va a cercare qua sulla destra Nani, Nani si fa vedere Amaradio ma preferisce tornare da Manese, Manese per la cava, prova a avvicinarsi all'area, parte un tiro e la palla termina di poco sopra la traversa di Salvato. C'è stata i giocatori migliori, Cristian la cava, percussione insistita, ha scambiato con Manese che gli ha ridato il pallone, è arrivato dalla lunetta, calciato di sinistra che non è il suo piede e la palla si è persa di poco alto sopra la traversa. Per carità, non un tentativo pericoloso, ma almeno un tiro in porta. Sì, sì, assolutamente, lo ribadiamo, la cava in sera Manese è uno dei migliori anche qui, tiro che prende una traiettoria strana che si abbassa alla fine, però la cava del giocatore che, ripeto, va cercato perché è in grado di buttare l'uomo, in grado di portare a casa occasioni. Sì, intanto siamo al 38esimo del primo tempo, risultato sempre, lo ricordiamo per chi si fosse messo l'ascolto in questo momento, 0-1 per l'Albenga, gol dopo 5 minuti di Galliani. Intanto adesso c'è un fallaccio ai danni di Gueye, viene ammonito, vediamo chi è, mi pare se si gira dovrebbe essere il numero 5 Mukai, primo ammonito della gara, mi pare il numero 5 Mukai, che è entrato con una scivolata, palla o pallone su Usman Gueye, ed è Marchetti sul pallone, siamo poco oltre la metà campo di fronte alla nostra postazione sulla sinistra, probabilmente Marchetti andrà a lungo, anche se Tambussi e Todisco rimangono abbottonati sulla linea di sul cerchio di centrocampo, anzi no, Marchetti appoggia verso Tocila che lascia sfilare per Amaradio, palla, cioè ci cerca una combinazione ma riuscita e la palla termina a fondo campo. Un D'Artona che ha cercato uno scambio su questa punizione, era meglio calciarla in area, poche idee ma confuse, e allora Salvato mette il pallone sul limite dell'area piccola e si appresta al rinvio con i piedi per un Albenga che fino adesso ha rischiato grosso veramente solo su quella conclusione di Manese, mentre varie di testa la spizza in avanti non c'è nessuno. Recupera Sattanino che gira verso Dall'Olio, attaccato da un giocatore dell'Albenga, in verticale per Tocila che se non altro guadagna un fallo laterale, va Dall'Olio con le mani a cercare Gueye che lotta spalle alla porta, difende il pallone caparbiamente, poi Tocila, la palla sfila ma la rinvia il numero 28 Tesio, poi Mukai, poi ancora l'Albenga che si distende con la Vecchia che guizza oltre la linea di metà campo, cerca un suggerimento per Vare, grande chiusura di Tambussi, cioè la palla passava, filava verso la porta di Sattanino, adesso Amaradio prova verso la cava che anticipa Venneri, entra in area contro Galliani, la mette dentro e Gueye non taglia verso il pallone, viene anticipato da Mukai. Questa era veramente una bella occasione, con la cava che ha soffiato il pallone a Venneri, è filato verso la linea di fondo, l'ha messa dentro e Gueye non ha anticipato verso la porta e Mukai l'ha tagliato davanti e ha anticipato sulla linea
dell'area piccola. Bella chance, Cristian. La lascia a Guidi, deve aspettarselo che la palla arrivi lì, è stato fermo ed era una grande occasione, perché se Guidi attaccava prima o poi la palla entrava, perché era nell'area piccola. Peccato, ha lasciato il Dertola che però sta crescendo. 41esimo, quasi 42esimo del primo tempo, bella chance con Guidi che non ha fatto il movimento giusto, mentre ora l'Albenga ancora con Venneri che distribuisce gioco saggiamente, allarga su Di Stefano che punta la cava, entra in area, finisce a terra e rigore. E l'arbitro, il signor Masi, decreta il calcio di rigore, anzi non era la cava ma era Nani, con cambio campo di Venneri per Di Stefano, che è entrato in area dal lato corto di sinistra dell'area di rigore. A noi da qua sembra che abbia un attimo accentuato la caduta, è andato probabilmente era spalla contro spalla con Nani. Fatto sta che in chiusura di tempo gli Inguani usufruiscono anche di un penalty. L'arbitro, il signor Masi, non ha avuto dubbi sul guizzo di Di Stefano contro Nani e ha combinato il rigore sul pallone il 24, il vice capitano Di Stefano contro Sattanino. Vediamo la battuta di Di Stefano, parata! Bravo, ottimo, complimenti. Sattanino viene festeggiato dai compagni, grande parata di Sattanino, conclusione bassa radente sulla sinistra, Sattanino si è disteso e neutralizzato il rigore di Di Stefano. Gran parata, perché il rigore non era calciato così male, perché andava all'angolino, Sattanino è stato bravo e diciamo che il Gertone ha evitato il 2-0 che sarebbe stato pesante. Adesso occhio al corner degli Inguani, la palla sfila, la palla rimane lì e Tambucci anticipa Galliani e poi va sul pallone Tocila che questa volta la mette giù bene, però frettolosamente la calcia fuori. Diciamo Cristian Undertona che è ancora vivo su questo rigore dubbio, bella battuta di Di Stefano ma grande risposta di Sattanino che tiene il Dertona ancora in gioco, perché andare a riposo sul 2-0 sarebbe stata durissima. Sì, assolutamente, adesso bisogna cercare di non correre altri rischi, chiudere il primo tempo sull'1-0 e poi entrare nel secondo tempo con la fame e la voglia per andare a pareggiare. Sì, adesso l'importante è, chiedo al mio amico Davide quanto manca. Vediamo, siamo quasi al 43esimo. Sì, confermo. Alla fine del primo tempo. Confermo. E adesso, come diceva saggiamente il mio compagno di avventura Cristian, l'importante è andare negli spogliatoi, diciamo sistemare un attimo le idee, rasserenarsi, perché gli animi si stanno anche un po' scaldando in campo. Abbiamo visto anche un'esultanza della panchina del Dertona verso quella dell'Albenga. Riordinare le idee per il secondo tempo, la partita è ancora lunga. Intanto Nani guadagna il terzo calcio d'angolo del Dertona, una bella proiezione sulla destra, è stato Manesiev il capitano, andrà a battere corto verso la cava la restituisce a Manesiev, non benissimo, e infatti chiude l'Albenga, era meglio calciarla direttamente in area. Comunque Ciccio Todisco sul rinvio recupera nel cerchio di centrocampo, lancia in profondità dove non c'è nessuno, rinvia però un difensore dell'Albenga che ci omaggia di un fallo laterale. Fallo laterale, vediamo anche che mister Aiello dell'Albenga ha qualcosa da dire fuori per questa rimessa regalata, prova il guizzo a Maradio, si lotta poi con un'entrata di Galliani molto dura su Nani. Però non c'è fallo ma calcio d'angolo. Siamo al 45esimo, un minuto di recupero, segnala il team manager del Dertona Campana, mentre la cava la mette dentro, la palla sfila, non la prende nessuno. Vediamo se l'ha toccato un giocatore dell'Albenga, i giocatori del Dertona dicono di sì, anche Turri protesta visibilmente, ma il signor Masi, che è stato finora un arbitro tutt'altro che casalingo, dalla rimessa agli Inguani, già battuta, bel anticipo di Marchetti, poi Guei e si lotta su ogni pallone, poi Dall'Olio, poi Venneri, la palla si alza un campanile e ancora verso Vari, però chiude Todisco, palla molto alta, prova ancora Marchetti a intercettarla, non ce la fa, Guei la mette giù per Marchetti,
che la mette in profondità, ma Galliani spazza via Fuamaradio mandando la palla dove sono ospitati i tifosi degli Inguani, e l'arbitro, il signor Masi, decreta in questo momento la fine del primo tempo 0-1 a favore dell'Albenga, gol di Galliani dopo 5 minuti e rigore parato da Sattanino in chiusura di tempo per il Dertone, da segnalare l'occasione più grossa, la conclusione di Manesiev persa sul fondo. E allora si riparte. Christian, sì, a me tutto sommato comunque mi è piaciuto il Dertone, perché le occasioni sono arrivate, bisogna fare qualcosa di più per andarla a pareggiare. Partita viva, partita divertente, ci aspettiamo un bel secondo tempo. Sì, partita godibile, noi vediamo la linea così respiriamo un po' anche noi, per poi tuffarci a vivere i secondi 45 minuti. Grazie, grazie. Allora riprendiamo la linea da studio, possiamo abbassare, anzi direi staccare il telefono anche di Gianpietro, magari poi riproviamo, direi se è possibile, a vedere se il microfono funziona, altrimenti torneremo ad ascoltarli nuovamente via telefono. Intanto come stavo dicendo, io mi sento un po' in anticipo in cuffia, non so se è un problema di mixer, magari datemi un'occhiata cortesemente. Volevo leggervi i risultati, intanto che Lara cerca di contattare Gianni De Caro per avere un parere a caldo anche di... Eccolo qua. Comunque l'unico gol è quello dell'RG Ticino Pinerolo per il momento. E allora, Gianni... Sì, Stefano. Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Intanto bisogna ripararsi al Fausto Coppi oggi da questo sole, però con un vento veramente molto forte. Un vento che disturba la partita. Adesso lo avevano a favore i calciatori dell'Albenga, secondo tempo lo avremo noi. Ma il succo non è il vento, il succo è che sì, ovviamente. Secondo me abbiamo sbagliato formazione. Perché, ecco, dici un po' perché è strana questa formazione, effettivamente. Una formazione completamente strana. Va bene che il mister dirà: sono l'allenatore, sono io, faccio giocare chi voglio, però non puoi far giocare, tenere fuori gente del calibro Gulli. Di Procopio. Se sono in panchina vuol dire che sono in grado di giocare, certo, perché altrimenti li lasci in tribuna. Se vanno in panchina vuol dire che sono arruolati a tutti gli effetti, altrimenti come Strada, che non va in panchina perché non può giocare. Allora sono d'accordo. Ma infatti in panchina Procopio, Roboti, Tognato, Gulli, Sacca, e non li fai giocare, vuol dire che lui dirà: io faccio giocare quelli che mi sembrano in forma. Però i vecchi, in un momento difficile come siamo noi, abbiamo bisogno dell'esperienza. Noi ci dobbiamo tirar fuori da questa classifica. Sì, esatto, guardavo, vabbè, insomma, sì, ormai lasciamo stare chi è fuori rosa, ma Strada appunto era un dubbio che chiedevo anche a Gianpietro, non sappia, probabilmente non è in forma. Ma no, Strada in effetti non si è mai allenato, Questa settimana... quindi è fuori. Pochi allenamenti, sì. Quindi io non parlo allora, di Strada, parlo di quelli che sono in partita. Senti, Amaradio, volevo capire, è vero che gioca nella fascia opposta, sta giocando sulla destra? Amaradio gioca a destra e Torcillo e che fa? A sinistra. E che fanno i due ragazzi? Torcillo non l'ha mai vista, Amaradio ha fatto il suo compitino, l'unico vero punto di forza di questa squadra è la cava. Bisogna sfruttarlo di più, perché lui salta l'uomo come quando vuole, e quindi bisogna sfruttarlo di più sulla fascia destra. Sì, l'ho sentito nominare molto, con cambi con Manesiev, la cava, i due più attivi sicuramente del Dertona. Quanto può pesare il rigore sbagliato, o meglio parato bene da Sattanino? Perché da quello che ho capito il tiro non era neanche tanto male, la conclusione di Stefano. Tiro, il rigore secondo me è netto, almeno tra quei tre o quattro che eravamo qui in tribuna abbiamo dedotto che è un rigore netto, però... L'ha parato veramente bene sull'angolo alla sua sinistra, veramente un grande Sattanino. Ma meno male, veramente una grande scoperta questo portiere, da titolare proprio dalla prima giornata, no? Quindi sì, è rimasto sì. Sempre. Senti, secondo tempo abbiamo detto in panchina, parlavamo di chi manca, ma ci sono, abbiamo detto, Gulli, Procopio, c'è anche Roboti che tutto sommato aveva, Turi utilizzava un po' più spesso nelle prime partite. Potrebbe essere importante sfruttare anche lui, magari con la sua qualità.
Guarda, in panchina ci sono quattro titolari. Sì, sì, perché l'abbiamo detto. Procopio, Gulli. I Robotti non lo considero un, un titolare, però Procopio, Tognato, Gulli, che Sacca sono Sacca, c'è anche Sacca, quindi, certo, certo. E quindi in questo momento di difficoltà devono a tutti i costi giocare. Sì, sì, non... Perché giochi con sei giovani... Almeno due di esperienza li devi mettere. Sì, sì, ha colpito un po' tutti questa scelta di Turri. Non l'abbiamo capita questa formazione obiettivamente. Quindi mi auguro, cioè, intanto di riuscire a pareggiarla in qualche modo, ma penso che tu abbia ragione nel inserendo giocatori come quelli che abbiamo. Stefano, con una formazione fisica come è l'Albenga, quindi sì. Tocila pesa 45 kg, capisci che... Sì, 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 contro Gagliani, contro Gagliani, Venneri. Venneri, sì, sì, sì. Mukai. C'è di buono che Mukai è stato ammonito, se si riuscisse a giocare magari a farlo riammonire, ma insomma è tutto... Ma non abbiamo quelle malizie. Sì, 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 sì. Non abbiamo quelle malizie. Allora, come pubblico Gianni è arrivato un po' di gente, c'è 200-300 persone ci sono oggi. Un bel pubblico, secondo me è oltre 300. Bene, bene. Veramente un bel pubblico per essere di sabato. Sì, infatti. Sono contento. Bene, allora, quanto manca? Penso ancora quasi una decina di minuti, c'è qualcos'altro da aggiungere prima di passare in pubblicità, Gianni? O... No, c'è da aggiungere che si spera, adesso che il secondo tempo lo facciamo a favore di vento, sì. Spero in un po' più di grinta e determinazione da parte dei Leoni. Certamente. Si sta scaldando Procopio. Bene. Si sta scaldando Robotti, si sta scaldando Gulli, spero che le mie parole vengano ascoltate. Gliel'ho anche gridato al mister alla fine del primo tempo, gli ho detto: mister, fai almeno tre cambi. Bravo, bravo, dai i tuoi buoni consigli, sei il più esperto, soprattutto supervisore del Dertona, perché segui sempre gli allenamenti, quindi ne sì, sai grazie, sicuramente grazie, più Stefano. Tu di tanti, super tifoso. Gianni, ciao. Torniamo a fine partita come sempre. Va bene, grazie. A dopo, fine partita, grazie. Ciao ragazzi. Allora, riprendiamo la linea da studio, abbiamo ancora qualche minuto, Lara, allora andiamo magari con la lettura, ricordo che oggi si stanno giocando quattro anticipi di questa 32esima, le altre tre partite di cui Lara adesso vi parlerà, mi sembra che siano cambiati i risultati, sono tutti, adesso li leggiamo e poi ne commentiamo. Sì, allora andiamo a vedere quelli che sono i risultati delle partite che si giocano in anticipo. Oggi il Bra sta vincendo per 2-1 in casa del Chieri, 0-0 tra Chisola e Asti. L'RG Ticino sta vincendo per 1-0 sul campo del Pinerolo e vabbè, naturalmente l'Albenga per 1-0 qui da noi al Fausto Coppi. E allora intanto ci auguriamo di poter recuperare la partita in casa con l'Albenga, perché ne avremo anche penso la possibilità. E è importante dire che in fase di classifica Pinerolo ha 33 punti, quindi il fatto che stia perdendo contro un RG Ticino, ricordo che è terza, quarta in campionato, quindi una squadra di assoluto valore, per noi andrebbe benissimo come la vittoria eventuale del Bra. Le partite lì sono iniziate alle 2:30, quindi siamo intorno a quasi alla mezz'ora dei secondi tempi, vi daremo tutti quelli che sono gli aggiornamenti, ovviamente seguendo fino alla fine anche da Tortona, Dertona Albenga. Ricordo 1-0 il parziale per l'Albenga, gol dell'ex Diego Gagliani al quinto minuto, lasciato colpevolmente solo, cross di Nesi dalla destra e colpo di testa del libero Gagliani, che non ha perdonato il della sua ex squadra e i suoi ex tifosi, anche che comunque non mi pare non l'abbiano contestato, a differenza di quello che è successo a Holger Mercai qualche settimana fa contro il Vado. Andiamo a questo punto in pubblicità, abbiamo ancora qualche minuto, quindi pubblicità e poi torniamo in diretta. Esperienza, affidabilità e competenza contraddistinguono la GE Trasporti, che opera in tutto il Nord Italia. Uno staff dinamico e qualificato è a disposizione per ogni tipo di spedizione e spostamento merci. La GE Trasporti si trova in via dell'Asilo 6 a Monbisaggio, nei pressi di Tortona. Telefono 0131 88 91 54. GE Trasporti, la tua merce. In buone mani. Generi alimentari genuini e di qualità e i prodotti del territorio tortonese sono elementi chiave dell'assortimento della latteria di San Bernardino in Corso Don Orione a Tortona. Varietà selezionate ad insaccati, latticini, frutta, verdura, dolciumi e squisite proposte gastronomiche. La latteria si propone come partner affidabile per ricorrenze ed eventi con suggestive composizioni di salumi, formaggi e tante altre sfiziosità.
La latteria. Tutti i sapori più buoni. Qualità, prodotti selezionati, i profumi della tradizione tortonese. Sono gli ingredienti perfetti per un pranzo o una cena nella splendida cornice del ristorante Cerchi di Tortona. Dal 1948 la famiglia Cerchi mantiene viva l'eredità culinaria dei Colli Tortonesi in un ambiente unico ed accogliente. Cerchi è anche albergo, una piccola oasi di pace dove la cura dell'ospitalità è sempre in primo piano. Per informazioni e prenotazioni telefona allo 0131 86 30 33. Angels, salone di bellezza nel centro di Carbonara Scrivia, propone le migliori acconciature del momento e servizi di estetica tradizionale ed avanzata. Qualità, creatività e macchinari innovativi in un beauty center nuovo e rilassante. Angels è aperto dal martedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30. Per appuntamenti puoi telefonare o mandare un messaggio al 346 35 21 070. Angels, scopri la tua bellezza. La tua vita, la tua radio. Benvenuti, benvenuti ascoltatori di Radio PNR diretta stadio, ore 15.56, siamo nella pausa del primo tempo tra Dertone e Albenga, partita valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie D, girone A, parziale 1-0, come detto gol dell'ex Diego Gagliani al quinto minuto, un difensore, non è un caso che abbia segnato un difensore perché sono due squadre con attacco, numero di attaccanti limitato e poco prolifico, e ha colpito purtroppo per noi l'ex Gagliani, quindi Albenga vantaggio 1-0. Il primo tempo è terminato alle 15.45, faccio le 15.56, quindi dovremmo quasi essere pronti, e corro allo stadio tra pochi secondi perché di solito i secondi tempi, Lara, iniziano sempre in anticipo rispetto ai 15 minuti canonici di pausa, e quindi tra 10 secondi do la linea subito al Fausto Coppi, dove ci sono appunto Gian Pietro e Cristian e Alberto, che è quasi pronto, vedo, anche per le riprese video. E vado a verificare prima di dare la linea solo i risultati, se è cambiato qualcosa. No, come dicevamo a fine primo tempo, a Pinerolo e Reggi Ticino in vantaggio 1-0, 0-0 tra Chisola e Asti e 1-2 vantaggio esterno del Bra sul campo del Chieri. E allora, Lara, noi proviamo ad alzare il Skype a vedere se Gian Pietro è tornato attivo con il microfono. Intanto, Gian Pietro, tu mi senti da studio? Certo, bene, Stefano. Io rido perché la tua voce esce quasi un po' comicamente, un po' come le comiche. Proviamo a mettere il canale 2, Gian Pietro, vedere se per caso possa migliorare. Non riesco a capire la problematica, ovviamente, cari tifosi, stiamo facendo le nostre prove in diretta perché proviamo sul 2, di qualcosa, vediamo un po'. Ok. Vediamo un po' come va sul 2. No, direi peggio ancora. Allora direi, chiedi ancora una cortesia a Cristian che possa rimettere su canale 1. Se non va bene di nuovo il canale 1, torneremo al cellulare fra pochi secondi. E allora proviamo Gian Pietro, le squadre sono in campo, intanto sono rientrate. No, niente, non, ragazzi, non è possibile. Adesso chiedo a Lara la cortesia di contattarvi nuovamente sul cellulare, ci dispiace, probabilmente è un problema di linea, non capiamo. E in ogni caso il servizio lo daremo come sempre. Torniamo alla vecchia maniera, torniamo alla chiamata sul cellulare, ancora qualche secondo di attesa, intanto siamo pronti. No, non va Cristian, quindi io poserei il microfono, siamo penso pronti all'inizio della cronaca del secondo tempo di Dertone Albenga, risultato parziale 0-1, gol di Gagliani. Riproviamo ovviamente con il telefono, Lara sta provvedendo a contattare in questo esatto momento Gian Pietro e Cristian che sono al Fausto Coppi. Penso ormai sia questione di pochi secondi. Grazie Lara. E allora possiamo alzare il microfono e adesso penso di sentirti bene. Vediamo un po', o meglio, ascoltiamo un po'. Sì, ti sei, ascoltiamo bene. Allora direi nostro malgrado di andare avanti così fino a termine partita. Ecco, allora è iniziato il secondo tempo da pochi minuti. Quindi ci sono stati due cambi nelle file dell'Albenga.
perché sono entrate le due punte Pellicano e Jebar Munir. Sì. Pellicano numero 9 e Jebar numero 20. Ed è uscito Bari il 18 e Siciliano il 32. Praticamente i due attaccanti che c'erano prima, sostanzialmente. Sì, 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 i due attaccanti che c'erano prima. Mentre nelle file del D'Artona non vedo nessun cambio e si continua quindi con gli stessi 11 del primo tempo. Ho sentito Gianni nell'intervallo, sì, e non so, ecco, concordo con lui, come mai giocatori esperti come Gulli, Procopio, lo stesso Sacca non siano stati schierati, considerato che comunque il D'Artona, vedendo la distinta, ha 5 giovani, quindi uno più di quello previsto dal regolamento, ecco. Ma sì, vediamo se farà come nell'altra partita dove mi pare al terzo minuto la settimana scorsa, ma era uscito per infortunio Procopio. In ogni caso, vediamo se deciderà di cambiare qualcosa, come ha fatto comunque inizio secondo tempo in corso di partita. Sì, intanto adesso vai pure in cronaca, sì. Manovra con un pallone allargato sotto la nostra postazione per Nishi, chiuso però bene dalla coppia dall'olio Manasiev, poi però allontana Beretta, frase molto combattuta, e allora è Venere che recupera sede a Nesci, poi la Vecchia, batti e ribatti, palla che termina in fallo laterale a favore degli Inguani, mentre mi pare che adesso il D'Artona sia disposto con una sorta di 4-3-3 con Nani, Marchetti e Tuzila a centrocampo e a Maradio, Guei e Manasiev in avanti, però ripeto, aspettiamo qualche minuto. Intanto adesso c'è un duello fisico tra Galliani e l'ex compagno Guei, la palla termina in fallo laterale già battuta da Venneri in direzione del 48 Berezza, che perde palla, la recupera Maradio, cerca un suggerimento, recupera Manasiev che punta verso l'area di rigore, salta Galliani, dà Tuzila in area, all'indietro per Maradio che cerca di marcarsi, poi però viene bruciato Nani da un avversario, recupera Tambussi, però è ancora Tesio che intercetta la sfera e va a cercare in profondità un compagno, chiude Todisco per Tambussi, Tambussi all'indietro per la Cava, poi a Maradio che la mette giù in bello stile contro Galliani che gli rifila un colpo e quindi punizione a favore dei Leoncelli dalla parte opposta alla nostra postazione, mette la palla a terra Marchetti, vediamo tutto il D'Artona che si proietta, si batterà lungo in area di rigore, parte la battuta di Marchetti, lunga, colpo di testa, palla che termina in calcio d'angolo, l'ha toccata un difensore dell'Albenga, quarto corner per i Leoncelli, primo della ripresa, va sempre Tato Manasiev dalla bandierina alla sinistra della porta degli Inguani, colpo di testa di Gueye, telefonato tra le braccia di Salvato, mentre vediamo che c'è movimento nella panchina dei Leoncelli, si sono alzati tutti e quindi probabilmente ci sarà alla vista un cambio per i padroni di casa, rinvio lungo di Salvato, adesso l'Albenga gioca contro vento, Tambussi salta sulla schiena di Pellicanano, però per l'arbitro non c'è nulla, la palla sfila in fallo laterale a favore del D'Artona con Nani che la lascia alla Cava, siamo nella metà campo dei Liguri con la Cava, si fa vedere a Maradio, la Cava lungo verso Manasiev, anticipato da Mukai, poi Galliani alza un campanile in fallo laterale e subito la Cava col pallone tra le mani, palla lunga a cercare Tato di petto che la mette giù ma viene bruciato da un avversario che poi rilancia il pallone in profondità, Todisco con un'incertezza riesce a toccarla per Tambussi, Tambussi per Dall'Olio che vince un bel rimpallo, avanza, cede ancora Manasiev che la lascia sfilare per Amaradio, Amaradio punta verso l'area dell'Albenga, la mette dentro Gueye, non ci arriva,
era una bella palla di Amaradio che ha tagliato tutta l'area di rigore. Lì forse Christian Guay avrebbe dovuto lanciarsi in una scivolata indisperata. Sì, esatto, esatto. Era tentato, infatti aveva visto un movimento, però non ci è andato, perché andare di testa era difficile. Come detto te, spaccata, poteva cercare di colpire il pallone, era difficile segnare, però poteva starci come gesto atletico. Intanto è di nuovo l'Albenga con Benneri, che va a cercare il 17, la vecchia, che perde palla, poi Dall'Olio subisce fallo vicino alla panchina di Turi, sotto la nostra postazione, e il Verdona con Manuel Marchetti, l'ex Voghera, maglia numero 4, che andrà probabilmente lungo, vediamo, no, cerca Manese, bruciato da Venere, poi Galliani allontana, Ciccio Todisco in anticipo su Pellicano, alla palla sfila Gueye in buona posizione, Gueye fuori, clamoroso sul rinvio dei Todisco, con il vento a favore Galliani si è visto superato, Gueye ha preso, gli ha bruciato il tempo, ha resistito al ritorno dell'ex difensore del Verdona e a tu per tu con Salvato, rigore in movimento, l'ha messa fuori. Qui è riuscito a strozzare il pallone, Guido deve cercare solo di appoggiare la palla dentro, l'ha strozzata, ha cercato di incrociare sul secondo pallo, ma l'ha strozzato, grande occasione per un Verdona, c'è. È un Verdona, Cristian, che adesso meriterebbe anche il pareggio, e comunque, caro Stefano, si vede la differenza tra giocare con e contro vento, perché adesso su questo rinvio di Todisco la palla ha preso una traiettoria strana, Galliani si è visto sorpassato, Guelli è sfilato bene alle spalle e purtroppo a tu per tu con Salvato ha messo la palla di poco a lato quando siamo giunti quasi all'ottavo. Quindi della ripresa si può chiamare un errore, perché a tu per tu col portiere era in posizione centrale, cosa ha tentato? Un piatto? Una conclusione a raso terra di piazzarla nell'angolo, Salvato ha chiuso bene lo specchio, la palla è uscita veramente di pochissimo, quindi dopo l'occasione di Manasiev del primo tempo, sicuramente quella più ghiotta per i Leoncelli, con la cava che adesso va con le mani, c'è un colpo di testa di Mukai, poi lotta ancora Gueye e Manasiev recupera la sfera, vediamo se riesce a allargarla, no, recupera Pellicano che ha un bel guizzo, però poi rinviene su di lui la cava, e ora è Tambuffi che riesce a recuperare la sfera e a ricacciarla nella metà campo degli Inguani, ma Mukai, che si conferma gran centrale di testa, respinge, e poi è Di Stefano e ancora Mukai che allarga verso il 55 Nessi, chiuso da Dall'Olio, poi è Tucila, poi è Tato Manasiev, atterrato, non c'è fallo, Gueye, Marchetti cerca di aprire verso Tucila, lo chiude Venneri attaccato alle spalle, senza palla, Manasiev va via in posizione centrale per Gueye, ma ancora una volta non è chiusura del difensore dell'Albenga in diagonale che anticipa Gueye, ma un Verdona che stava aumentando i giri del motore, adesso Dall'Olio sbaglia il cross e palla tra le braccia di Salvato. Però un Verdona che ha iniziato bene questo secondo tempo. Sì, un Verdona che ha iniziato bene, qui un Verdona che è stato sfortunato, perché Manasiev aveva innescato bene Nani, se non avevo visto male. Peccato, però il Verdona, come detto prima, meriterebbe il pareggio a questo punto. Sì, sì, a fronte di un Albenga che ha capitalizzato al meglio l'occasione di Galliani e che a parte il rigore poi non ha più tirato in porta, un Verdona invece generoso che ce la sta mettendo tutta, ora la cava a un controllo qui, non qui facile, mi chiedo... ma bravo. Dimmi, dimmi Stefano. Sì, da studio una solo una curiosità di capire un po' il ruolo che avranno, come la differenza tra i due attaccanti, Vari Siciliano usciti e Pellicano da una parte e Munir, per capire se sono più veloci, se giocherà in contropiede, diciamo con Pellicano. Pellicano, come... Pellicano. Pellicano come Vari, sì, ex attaccante della Sanremese, mi sembra anche lui molto un giocatore molto veloce, molto guizzante, si è visto meno Gebar, mentre adesso c'è un duello tutto fisico e avanza Maradio in area e fa rete, ha pareggiato il Verdona con Maradio,
c'è stato praticamente un duello corpo a corpo tra Guei e Galliani. La palla è sfilata verso Amaradio, i giocatori dell'Albenga credevano probabilmente che fosse fuori gioco, Amaradio invece è sfilato verso la porta dell'Inguani, ha evitato un avversario e freddissimo a tu per tu con Salvato lo ha castigato. Vediamo anche infatti le proteste dell'allenatore Aiello dell'Albenga che reclamava probabilmente un offside, ma il Dertona Cristian all'undicesimo della ripresa trova un pareggio direi strameritato. Assolutamente sì, strameritato. Qui Amaradio è stato lucidissimo a fare la finta in aria per poi calciare fuori gioco che non c'è, perché c'era stato un tocco del giocatore dell'Albenga che ha rimesso in gioco ad Amaradio, quindi gol regolare 1-1. Adesso dobbiamo dare tutto per vincerlo. Sì sì, adesso calma, perché occhio non scoprirsi. Però dicevo, una partita nella quale appunto c'è stato questo corpo a corpo tra Guei e Galliani, probabilmente l'ha toccata Galliani, e comunque merito ad Amaradio, che è un 2005, un ragazzo molto giovane, che però tu per tu in area non si è fatto ingolosire dalla conclusione, ma è stato molto freddo, ha saltato in bello stile un avversario e poi con un bel diagonale, bella conclusione, ha battuto il portiere avversario. Mentre attenzione adesso a un fallo nell'area del Dertona ai danni di La Cava, quindi pareggio meritatissimo per i Leoncelli, con una rete ancora una volta di Amaradio. Caro Stefano, lo dicevamo nel primo tempo, non avendo attaccanti, o meglio attaccanti poco prolifici come Usman Gueye, molto generosi, spesso i gol vengono dalle mezzali, da Manasev, da Amaradio, da Gulli, e meno male che vengono. Intanto adesso Todisco supera in linea di centrocampo, cede all'indietro per Dall'Olio, attaccato, va in profondità male e la palla si perde a fondo campo. Dertona che adesso deve rimanere comunque lucido, non farsi attirare dalla prospettiva di vincere, perché in contropiede con Pellicanò e Jebar Munir può essere molto pericoloso l'Albenga. Adesso c'è il rinvio lungo di Salvato, Todisco di testa, la ricaccia in avanti, ma la palla sospinta dal vento termina in fallo laterale. Adesso il Dertona gioca col vento a favore e quindi attenzione a calibrare bene i passaggi, se no le palle si perdono sul fondo. Mentre nel primo tempo era a favore dell'Albenga con Benneri, si è provato da metà campo quel gran gol maradoniano e a momenti ci riusciva. Ora scambiano Benneri e Galliani che lancia in profondità, la mette giù Pellicanò anticipato da Tocila, poi c'è l'Albenga nel cerchio di centrocampo con il 24 di Stefano che allarga verso il nuovo entrato Munir, la palla sfila, però Todisco anticipa Pellicanò e la mette in fallo laterale dall'altra parte. Fallo laterale a favore degli Inguani, Pellicanò in area di rigore all'indietro, ancora l'Albenga con un guizzo sulla sinistra di Di Stefano, palla dentro, c'è un rimpallo, e però bravo Sattanino se la trova tra le braccia, rilancio lungo, Galliani di testa contro Gueye, alza un campanile, non sbaglia questa volta, è Salvato, recupera la sfera, mentre vediamo probabilmente Toniato che sta intensificando il scaldamento, ora è Salvato con i piedi, esce dalla propria area di rigore, l'estremo difensore dei Liguri andrà lungo a cercare Jebar Munir, anticipato anche Pellicanò da Dambussi, poi è il Tesci in profondità verso Di Stefano che torna all'indietro dal 48 Berezza per Mukai per Di Stefano, Mukai lancia lungo a cercare il 55 Nesci, libero sulla destra, evita un avversario, cede all'indietro per il compagno, interviene Martetti, ancora Nesci, finisce a terra, si lotta su ogni pallone, ora è Venneri, però Tocila bravo questa volta a uscire, palla al piede, subisce anche fallo, questa volta bravo Tocila a recuperare, uscire, palla al piede. Intanto c'è un cambio, vediamo Campana con il tabellino luminoso,
esce il numero 8 Tocila ed entra il numero 16 Toniato. Tocila che comunque ha pagato anche l'emozione di giocare in uno stadio importante come il Coppi, però dopo i primi minuti si è comunque impegnato, no Cristian? Ha fatto comunque qualcosa. Sì, assolutamente, poi non era facile perché è uno così giovane che esordisce, ha fatto una buona prestazione, speriamo che ci sia tutti i punti perché ha detto una visione di giovane, bisogno di panchina più lunga per affrontare le partite. Sì, Tocila o Tocila che è uscito tra gli applausi comunque del Coppi, ora è Marchetti in avanti per Gueye, partita sempre godibile, piacevole, molto frammentata a causa anche del vento, poca palla a terra, molta palla lunga. Ora Galliani torna dal proprio difensore salvato che dribbla rischiando a maradio, va dal compagno che lancia lungo in profondità, attaccato dalla cava, vediamo, si gira il Shibar Munir, torna dal 48 Beret, Beret allarga verso Benneri, Benneri avanza, cercherà probabilmente un suggerimento per un compagno così, infatti verso Pellicanò, poi il 17 La Vecchia, poi ancora Beretta. Beretta cambia tutto a cercare dall'altra parte Di Stefano, Di Stefano, il quale la mette dentro, la palla sfila, fuori gioco, attenzione, aveva segnato Benneri, cambio di fronte ma non si può parlare di gol annullato. Benneri con una bella conclusione sotto la traversa, ma il guardialine aveva segnalato la posizione di offside. Allora riparte il D'Arcona con Todisco. Quando siamo al minuto, Davide, quando siamo al minuto 16, 17esimo del secondo tempo, ricordo 1-1 il risultato in virtù delle reti di Gagliani al quinto del primo tempo e di Amaradio più o meno al decimo della ripresa. Ascoltami. Quinto della ripresa, altro calcio d'angolo per il Gardona, quanto siamo? Quinto calcio d'angolo. Dimmi Stefano. No, no, fai pure, segui l'angolo per carità. C'è il calcio d'angolo a favore del Leoncelli che batterà Marchetti dalla bandierina opposta alla nostra postazione, parte l'ex Voghera, la palla piove, Galliani le prende tutte lui, la mette fuori, ancora Marchetti all'indietro per la cava la mette dentro, comodo tra le braccia di Salvato. Dimmi pure Stefano. Ecco, torno un attimo all'azione precedente, ancora una volta Venneri, ma in che posizione gioca? Praticamente fa quasi più l'attaccante lui rispetto a quelli di ruolo. No, guarda, Venneri gioca praticamente davanti alla difesa, però dall'alto della sua esperienza si è concentrato sulla destra e ha trovato dal vertice dell'area piccola una gran conclusione sotto la traversa, ma era chiaramente in fuorigioco. E quindi ci è andata bene, diciamo. Adesso ancora l'Albenga in possesso con rinvio lungo di Salvato. Intanto concordo con quanto diceva Gianni tra primo e secondo tempo, un buon colpo d'occhio qui al Coppi, anche con la rappresentanza di tifosi ultra cinguani, vista la bella giornata di sole, peccato per questo vento fresco che disturba un po' le traiettorie, comunque considerato che è di sabato, sicuramente una buona cornice qui al Coppi, mentre Manasiev punta verso la metà campo dell'area dell'Albenga e ha c'è suggerimento a cercare Toniato e deve uscire addirittura Salvato di piede a mettere in corner, sesto corner mi dice Cristian, battuto da Tato Manasiev dalla bandierina sotto la nostra postazione, bel suggerimento di Manasiev verso Toniato, è uscito addirittura Salvato di piede a mettere in corner, parte la traiettoria, allontana la difesa ligure, la cava di testa, attenzione non la controlla, parte, prova a partire Gebar Munir ma gli passa davanti Marchetti, palla all'indietro per Sattanino che rilancia, cicca il rinvio Beretta, la palla sfila e la termina in fallo laterale a favore dell'Albenga. Un Albenga che in questo secondo tempo, Stefano, non si è praticamente visto in proiezione offensiva, un secondo tempo tutto a marca D'Arcona, che ha trovato il pari meritato con Amaradio,
adesso c'è uno scontro nel cerchio di centrocampo tra Todisco e Pellicanò, già battuto Marchetti per Toniato, Toniato all'indietro per Marchetti, Marchetti per Maradio che ha un altro bel guizzo, va alla conclusione, palla alta, ma Cristian giustamente applaude le intenzioni di Maradio che ci ha provato, e per segnare bisogna anche tirare da fuori. Cristian, sì, assolutamente bel guizzo, si è preparata molto bene, poi ha calciato forse anche un po' il campo da caduta perché la palla ha preso un falso strano, tiro alto, però comunque Maradio c'è, come c'è il Dertone che adesso è entrato in partita dopo il gol. Sì, ma anche prima con quella conclusione di Gueye, adesso però attenzione alle 17 la vecchia dell'Albenga che entra in aria dal lato corto di destra, la mette dentro, la palla sfila, meno male che Ciccio Todisco col suo piazzamento la allontana. 21esimo del secondo tempo, quasi alla metà, dicevamo una delle poche proiezioni offensive degli Inguani in questo secondo tempo, ancora Venneri che con un gran piede cambia gioco a cercare dall'altra parte Nishki, parte la conclusione sbagliata, la palla termina oltre la traversa di Sattanino che ricordiamo ha tenuto in piedi il Bertone alla fine del primo tempo parando da gran portiere qual è il rigore di Stefano, del vice capitano, mentre ora la palla sfila sul regno lungo tra le braccia di Salvato. Si fa avanti Manager che invita i compagni a salire. Comunque già per il Dardone aver raggiunto il pareggio è sicuramente un dato positivo, sarebbe sicuramente importante oro che cola trovare la rete del 2-1 e tornare alla vittoria, che ricordo manca al Coppi da due mesi, dall'1-0 al Pinerolo targato Lillo Rossi che non fa più parte della rosa bianconera. Intanto adesso Marchetti nel cerchio di centrocampo cerca Nani, Nani allarga Manager che gioca a tutto campo, adesso qua a sinistra taglia verso il centrocampo, torna da Marchetti, Marchetti allarga per Toniato, anticipato di esperienza da Venneri che poi guadagna anche la rimessa sul contrasto di Dall'Olio. Venneri che adesso gioca prevalentemente qui sulla destra con le mani, va a cercare il compagno che rilancia verso Pellicanò, bell'anticipo di Dall'Olio, poi Toniato all'indietro per Leo Tambucci, Tambucci alla cava, la cava verso Amaradio che si gira, anticipato però da Mukai, Mukai allarga verso Di Stefano, sulla sinistra il vice capitano degli Inguani all'indietro per un compagno che cerca Venneri, sulla destra sotto la nostra postazione attaccato da Manager. Venneri all'indietro per Salvato, sull'attacco di Gueye Salvato gira verso Galliani che avanza di gran carriera, supera il centrocampo e torna da Venneri, Venneri attaccato da Manesiev, va in verticale da un compagno, poi da Nishi, ancora scambia con Venneri che la dà dentro per Nishi che entra in area, la mette dentro e c'è il 2-1 purtroppo realizzato dall'Albenga, mi pare dal numero 20, purtroppo c'è stata questa disattenzione, è scappato Nishi alle spalle di Dall'Olio, palla filtrante, attaccato il primo palo, mi pare di Stefano, stiamo cercando di capire, mi pare sì il 24 di Stefano, anticipato e ha messo in rete praticamente da pochi passi, l'avevamo detto, occhio perché l'Albenga è pericolosissima quando si difende, Cristian, e qui hanno fatto un gran gol, niente da dire, per gli Inguani. Sì, sì, grande azione tutta in verticale e poi chiusa la di Stefano, c'è da dire che l'Albenga, a parte il rigore di gol, è riuscita a sfruttare l'occasione che non ha fatto il Bertona e possiamo dire che è meritatamente in vantaggio per proprio aver sfruttato le occasioni che gli sono arrivate. Sì, ancora una volta il gol è venuto qui dall'anello debole, no? Da sinistra dove era già venuto nel primo tempo, Venneri per Nishi che è scappato alle spalle di Dall'Olio, palla radente nell'area piccola e gran chiusura di Stefano che ha tagliato da sinistra verso il dischetto del rigore e si è fatto perdonare l'errore sul penalty alla fine del primo tempo, quindi doccia gelata al Fausto Coppi con l'Albenga
che torna in vantaggio per 2-1 qui al Fausto Coppi. Quando chiedo all'amico Davide, siamo al minuto, siamo al 25esimo del secondo tempo, Stefano, e quindi adesso il Dartona dovrà trovare nuovamente le energie fisiche e mentali per cercare di impattare nuovamente la gara. Rimessa di Manesi e Taramaradio che prova a guizzare, ma viene fermato da Venneri che rilancia ancora una volta a cercare Di Stefano, che mette giù la palla contro la cava. Adesso attenzione l'Albenga, cerchiamo di non perdere la Trebisonda, ma di rimanere, di non subire la terza rete, per rimanere ancora in gara. Con ancora Venneri si appoggia per il numero 28 Tesio per Pellicanò. Adesso manovra l'Albenga col pallone tra i piedi, palla verso il 17 La Vecchia, poi Venneri, c'è un rimpallo poi a Maradio verso Manesiev, palla lunga, fallo laterale, la prende Galliani, rimessa a favore degli Inguani. Tutto bene? Tutto bene, sì Cristian, tutto bene. Stavo cercando conferma del marcatore. Cercalo magari tu su tutto campo, perché sì, era dalla posizione opposta, ma mi sembra si sia trattato di Di Stefano. E adesso il Dartona ha un po' subito il gol del 2-1 ed è Pellicanò che guizza verso Di Stefano. Ora è l'Albenga rediviva che ci crede. Gran conclusione da fuori di Veleitaria però di Di Stefano. Palla che si perde a fondo campo, e intanto vediamo probabilmente la cava che non ce la fa più e a terra con i crampi. Dimmi Stefano. Volevo dare i finali delle altre partite intanto, se c'è qualche secondo di pausa. Vai. Allora è confermata la vittoria del Bra per 3-1 a Chieri, un risultato importante proprio in virtù insomma, certo, del risultato negativo al momento a Tortona. Quindi doppietta di Tuzza e Marchisone per il Bra, Vono per il Chieri 1-3. Vince, ed è importante anche questo, il RG Ticino Pinerolo. Altro, quindi rimane a 33 punti la squadra di Pinerolo. Gol di Paravicini al quarto del secondo tempo e sullo 0-0 finisce Chisola Asti, partita che non ci riguarda perché sono le zone diciamo alte della classifica. Adesso tocca a noi ragazzi, tocca a noi cercare di peccato perché sembra una distrazione il gol preso, no? Venneri Nesci, dico, purtroppo l'Albenga è una squadra sornione ma molto forte, e quando si distende soprattutto qui a sinistra, non per buttare la croce addosso dall'olio, ma gol del primo tempo da quella parte e lo stesso. C'è un cambio? Sì, esce la cava, sì, non ce la fa più ed è entrato Giovanni Robotti. Eccolo qua. E adesso vediamo quindi come si sistemerà il Dartona in quindi in due campo. Sostituzioni per parte, i due attaccanti Pellicanò e Munir per Vari e Siciliano, e di qua Toniato e Robotti per Tocile e la Cava. Mi confermi? Esattamente, grazie. Esattamente, te lo confermo. Bene. E ti dico quindi che non bisogna mai gioire delle disgrazie altrui, però sicuramente il risultato del Chieri e del Pinerolo si fa in qualche modo agio. Sì. Intanto è Nani che cerca un suggerimento in profondità, vedremo come si sistemerà ora il Dartona, e proprio mi pare Nani con le mani, Nani va a rimettere, va a cercare Tato Manesiev che la mette giù spalle alla porta, attaccato, prova a girarsi, torna da Nani, però chiude l'Albenga che adesso con il 48 Beretta e poi con Di Stefano prova a ripartire. Però intercetta Robotti che rimette con le mani verso Manesiev, attaccato da Mukai, ancora il capitano bianconero, però lo chiude Di Stefano e poi Pellicanò, fasi concitate di gara. Adesso è l'Albenga che prova a distendersi con Nesci e torna all'indietro da Venneri, attaccato da Guei e lancio lungo. Todisco però c'era fuori gioco sul tentativo di Pellicanò, e quindi sarà punizione in favore del Dartona. Altro cambio per gli Inguani, esce La Vecchia 2005 ed entra un 2006 Lorenzo Descito, terzo cambio per gli Inguani, che ricordiamo sono in vantaggio per
due reti a uno, vantaggio di Galliani, pareggio di Amaradio e Stefano, se me lo confermi da tutto campo, 2-1 di Di Stefano. Allora, sto aspettando ancora la conferma anch'io, ma intanto quello che non capisco è adesso ha tre punti, perché Destito di fatto è un attaccante nello schieramento. È attaccante, ma probabilmente sì, un po' più un attaccante, magari anche esterno, per cui c'è Pellicano che funge da punta centrale, probabilmente con Destito e Sebar che giocano da esterni, sì, e ripiegano in fase di non possesso. Intanto un altro corner per il Dertona, è il settimo. Confermo Di Stefano. Al 31esimo della ripresa, gol, pareggiato il Dertona. Come? Con Bueghe, calcio d'angolo, ci eravamo distratti un attimo. Un calcio d'angolo, vediamo l'arbitro che invita tutti i giocatori della panchina a tornare. C'è stata calcio d'angolo di manager. Colpo di testa, stavamo cercando anche noi conferma di Di Stefano, ma sul calcio d'angolo di Manasiev anche Cristian ha visto poco, eravamo intenti a controllare il tabellino, ma sul calcio d'angolo di Manasiev Gueye di testa da pochi passi ha infornato nell'angolino basso alla destra di Salvato, quindi Bertona Cristian anche con grande cuore, due volte sotto, due volte pareggiato. Assolutamente sì, grande cuore dei ragazzi. Adesso bisogna dare tutto, bisogna metterci il cuore per portare a casa questo pareggio, provare a vincere, però innanzitutto cercare di portare a casa questo pareggio che è molto stretto. Sì, Stefano, comunque come capirai qua da stadio è difficile star dietro a tutti, tabellino, sostituzioni, moduli di certo. Gioco. Comunque quello che conta è che il 2-2. Adesso attenzione Tognato, palo clamoroso. Adesso cosa è successo? Gueye, palo di Tognato, rimessa laterale. Gueye spalle alla porta, ha fatto da sponda a Tognato che è andato alla conclusione, la palla ha colpito la base del palo alla sinistra di Salvato. Comunque calcio d'angolo di Manasiev. Quindi ha parato di rigore, di testa. Salvato Gueye ha trovato il 2-2. Sì. No, ha colpito il palo Tognato, quindi un Dertona, una bella partita che va a fiammate. Adesso è stato il momento dell'Albenga, adesso è il momento del Dertona che ha trovato il pari. Lotta ancora Manasiev al limite dell'area. Veramente forse una delle partite più belle viste quest'anno al Coppi, con Robocchi che guadagna un fallo laterale. Già battuto con Marchetti che tocca verso Manasiev, spalle alla porta, che cerca probabilmente di allargare per Robotti, finisce a terra Manasiev, lotta come un leone, si rialza, va via sulla fascia e guadagna fallo laterale. Fallo laterale che batterà probabilmente l'uomo entrato Giovanni Robotti. Palla in aria verso Manasiev, sempre spalle alla porta, poi Amaradio che la controlla, prova a passare in mezzo a una selva di avversari, la palla rimane lì, c'è un tocco allontana, poi Tognato, Galliani, riesce l'Albenga in qualche modo a uscire, ma Gueye la recupera, va al tiro contrato e tra gli applausi strascianti del Coppi dall'olio rimette per Tognato. Ancora dall'olio, va via sulla sinistra, la mette dentro, però bene, richiude, rinvia verso Pellicano, disco, poi Marchetti, poi Tambuzzi, cerchio di centrocampo, attaccato dal 31, vestito l'uomo entrato, ma la meglio Marchetti che va verso Tognato, che punta Venneri, all'indietro per Amaradio, poi Manasiev contro Pellicano, contro va a terra. Però Amaradio scambia con Gueye, ancora Amaradio all'indietro, per Robotti un dribbling, non riesce, libera la difesa dell'Albenga, il copia una volta, ancora Robotti recupera all'indietro, forcing del Dertona, chi ci crede, dall'olio, viene avanti Tambusti, sale oltre il cerchio di centrocampo, gli ultras cantano, incitano i leoni, ancora Tambusti in avanti, chiuso, fallo laterale per il Dertona che sta veramente dispiegando il massimo sforzo mentre rimane a terra un giocatore avversario. Dicevo Cristian,
una delle partite più belle entusiasmanti che abbiamo visto al Popoli. Assolutamente sì, anche se non dimentichiamoci del turno postale dell'anno scorso, però sì, una delle partite più belle di quest'anno. Un Gartone due volte sotto, due volte capace di rimontare, un rigore parato da Sattanino, mentre adesso c'è un giocatore dell'Albenga lontano dalla nostra postazione che è rimasto a terra. I giocatori ne approfittano e anche noi per tirare un po' il fiato e dissetarsi. Mancano, mi dice l'amico Davide, 10 minuti alla fine della gara, poi ci sarà recupero e quindi i giocatori preparano, diciamo, il rush finale di questa entusiasmante gara. Vediamo che probabilmente il giocatore avversario non ce la fa, i suoi compagni fanno segno alla panchina che occorrerà cambiare. Marchetti viene a dispettarsi qua sotto, mentre Mister Turri lo incita, gli dà indicazioni tattiche. Vediamo che adesso si sta perdendo molto tempo. Il giocatore ligure è lontano dalla nostra postazione, non vediamo chi è rimasto a terra. Anche Mister Aiello cerca di capire le condizioni del suo ragazzo, che viene accompagnato fuori dal campo, però parrebbe in grado, stringendo i denti, di tornare sul tappeto verde. Rimessa lunga con le mani, palla che rimane in area, Toniato viene anticipato, poi Marchetti fuori area spinto, ma secondo l'arbitro non c'è fallo, e allora Di Stefano vale indietro, poi Bucai però intercetta Robotti, c'è un guizzo e fallo su Marchetti, ma l'arbitro dice di no, e allora è ancora Venere per gli Inguani, che supera il centrocampo contratto da Toniato, poi subentra Pellicanò attaccato da Toniato, attenzione al 28 Tesio che allarga verso il compagno Mir, che taglia dentro, chiude la difesa del Gartona, poi arriva Tambuffi e si lotta su ogni pallone, Manasi cerca il centrocampo, va a cercare Gueye contro Galliani, fallo probabilmente no, prende palla piena, mi dice Cristian, scivolata di Amaradio su Galliani e adesso c'è il cartellino giallo anche Dio, scivolata di Galliani su Gueye, l'arbitro non ha ravvisato alcuna infrazione, mentre sì su quella di Amaradio, scatenando le proteste del pubblico sull'ex centrale dei Leoncelli che rimane a terra. Partita comunque, quindi, senza esplosioni di colpi da una parte e dall'altra. Partita, per parte, ecco, bravo. Primo tempo per i liguri e Amaradio per i Leoncelli. Volevo chiederti proprio questo, partita viva, sì, però non cattiva. C'è molto caos in tribuna, gli anime si stanno scaldando, tanta gente. Vedo se riesco a sentirti, dimmi Stefano. No, volevo proprio chiederti, esatto, il tabellini, perché la partita è molto viva ma non è cattiva in ogni caso, quindi... No, assolutamente, ci sono state poche interruzioni, partita spigolosa ma leale, con due soli ammoniti, partita molto corretta tra due formazioni che si stanno fronteggiando a fronte aperto e si stanno offrendo veramente un bello spettacolo. Ora è dall'olio lungo con le mani, respinte un difensore ligure, poi Marchetti la rimette avanti, fallo su Gueye questa volta da parte di Nesci, e allora punizione a favore dei Leoncelli per un Gueye che mi è piaciuto molto, Cristian. A parte il gol, molto generosa la sua prestazione, ha lottato, ha tenuto palla, un buon Gueye. Sì, assolutamente, a prescindere dal gol ha difeso i palloni, ha lottato, e fatto vedere, e poi ricordiamo che giocava da solo là davanti, quindi ha giocato per sera davanti, ma molto bene. Una sorta di Gueye contro tutti, mentre adesso Manasiev dalla porzione di sinistra sotto la nostra postazione, un 35 metri spostato a sinistra, batterà dentro in area, Radente era meglio alzarla, non ce l'ha fatta, Marchetti poi all'indietro da Sattanino che sull'attacco del 31 Despito rilancia lungo, ma col vento la palla termina il fallo laterale dal suo collega salvato. Il piccolo Davide mi dice che siamo al 40° della ripresa, sul 2-2 lo ricordiamo, Galliani per i liguri,
pareggio in apertura di ripresa di Amaradio, 2-1 di Di Stefano, 2-2 di Gueye, e sul finire del primo tempo rigore parato da Santanino a Di Stefano, rilancio lungo ora del contestito per l'Albenga che prova un suggerimento in avanti ma chiude Nani che allontana, Amaradio non riesce sul pallone, allora allontana in fallo laterale Tesio, ora Manasiev, poi Robotti, poi Marchetti, ancora Manasiev che la fa passare, fallo, l'arbitro dice di giocare, Robotti dall'olio, ancora Robotti, si è rialzato Tato, viene servito, viene palla, cerca ancora vicino a sé a Robotti, Robotti è dall'olio, sotto la nostra postazione, poi Toniato, Toniato all'indietro per Robotti, poi dall'olio sulla sinistra, potrebbe crossare, vediamo, prova a guadagnare la linea di fondo, sguscia bene, entra in area, la cede all'indietro, rigore, è rigore per il Gertona, l'arbitro signor Masi ha visto un tocco di un avversario su dall'olio, dall'olio ha fatto una grande azione, è andato via sulla sinistra, ha guadagnato la linea di fondo, l'ha messa dentro, la palla era già passata, c'è stato un contrasto con un avversario e probabilmente il signor Masi, anche per compensare il rigore del primo tempo, c'è più rigore, sicuramente più rigore questo che quello dell'Albenga Parenti. E però comunque quindi, dalla nostra postazione è difficile vedere, quindi un'azione, abbiamo criticato dall'olio magari dal punto di vista difensivo, ma non è neanche la sua faccia, lui è un destro, quindi questa azione è andato via bene da solo Stefano, azione solitaria di dall'olio e sì, sulla sinistra non ha crossato, ha avuto ragione, è andato sulla linea di fondo, ha messo la palla dentro e probabilmente la palla era già passata, il difensore dell'Albenga lo ha toccato, ma adesso tratteniamo un respiro perché Manasiev contro salvato, il capitano del Dertona numero 10, parte la rincorsa, il tiro parato, ecco. Cavolo, ma quanti ne abbiamo sbagliati quest'anno, incredibile, quanti ne abbiamo sbagliati, mamma mia. Manasiev, il totem, il capitano, l'uomo simbolo del Dertona, purtroppo ha calciato debolmente tra le braccia, occhio adesso alla venga con Neschi, la palla sfila, la chiude dall'altra parte in qualche modo Nani, purtroppo Christian, un rigore dobbiamo dire calciato male, speravamo in una gran botta, invece una sorta di passaggio e non ha avuto nessun problema salvato. Veramente maledizione dei rigori, prima non si scalcia piano e addirittura ha salvato la blocca e ci aspettava un tiro forte, potente, e veramente un peccato perché era una grande occasione questa per andare a vincere. Sì, veramente non sappiamo se abbia cercato il famoso scavetto o di spiazzare il portiere, una conclusione diciamo abbastanza telefonata, ora Manese prova a rifarci subito, però Robotti combatte fallo. E purtroppo Manasiev ha pareggiato l'errore di Di Stefano, quindi pari nei gol, pari negli ammoniti e pari anche nei rigori sbagliati, anche negli angoli, mi dice Christian. E vediamo Tato abbastanza sconsolato, d'altronde non possiamo dire niente al nostro capitano, i rigori li hanno sbagliati anche i Platini, Maradona e compagnia cantante, quindi... Del Piero per verità ne ha sbagliati poco. Tu che sei interista, che grande interista ha sbagliato i rigori? Lautaro Martinez, Lautaro Martinez in quel di Madrid, al Metropolitano. A proposito, per stemperare un po', l'avete trovato il pallone o no, Cristian? Probabilmente sì. Ah, poi mi dice Cristian che hanno trovato il pallone. Intanto è Robotti che spinge per il Dertona, in avanti, entra in area, parte il tiro, contratto da Mukai. E la palla rimane lì e poi allontana in qualche modo Beretta. E poi Mukai ancora la calcia via. E Tambussi la recupera, la mette giù, batti e ribatti. Manasiev la mette giù, la palla è contratto da un avversario. Batti e ribatti, la palla rimane lì. Fasi concitate di gioco. Adesso prova a uscire l'Albenga che si distende con Pellicanò contro dall'olio. Attenzione perché... il 55 Neschi, autore di una gran partita, salta dall'olio, ancora gamba, la mette dentro, la palla per fortuna sfila dove Di Stefano non ci arriva, però dobbiamo dire che anche questo Neschi
4 minuti di recupero. Però Cristian, anche questo 55 Nesci dell'Albenga aveva ancora gambe e ha fatto una gran partita. Sì, assolutamente, una gran partita e con una intensità per tutti i 90 minuti, quindi giocata da tenere d'occhio perché mi sembra che anche che sia giovane comunque, quindi è un 2003, dal suo piede è nato l'assist per il gol di Galliani e l'assist per il gol di Stefano. Quindi intanto vediamo se in questi 4 minuti ci sarà qualche squadra che ne avrà ancora. Attenzione perché Pellicanò punta dall'olio, viene raddoppiato da Marchetti che gli soffia la sfera, poi Marchetti con una rabona, doppia rabona, rilancia. Vediamo se Toniato la tiene, sì, sotto la nostra postazione, lotta contro Venneri, poi Tato Manasiev contro Venneri a terra. Peccato davvero, abbiamo avuto la palla per vincere game set match e purtroppo Tato ha calciato tra le braccia di Salvato. Vediamo adesso Marchetti che batte sotto la nostra postazione, andrà probabilmente lungo senza tanti fronzoli, così infatti a cercare Gueye, però ancora una volta Galliani svetta da par suo, Di Stefano la controlla, attaccato da Nani, la gira. Vediamo il 48 Beresta, poi ancora il Dartona che ci prova, Gueye al limite dell'area, prova un sombrero, Galliani allontana un compagno, prova a metterla giù un giocatore dell'Albenga, poi è Nani che la ricalcia in avanti, la palla però termina a fondo campo. Direi che salvo imprevisti, Cristian, molto probabilmente le squadre sono esauste perché hanno corso veramente tanto e salvo colpi di scena finirà con questo 2-2. Non diciamolo troppo forte perché ci può essere una sorpresa finale, però vediamo le due squadre abbastanza esauste dopo 90 minuti veramente giocati senza risparmiarsi. Ora rimessa lunga di Salvato, stacca Tambuschi, poi la rimette in avanti un giocatore dell'Albenga. Vediamo che è Pellicanò contro Dall'Olio, viene in mezzo al campo a cercare il 28 Tesio che gira dall'altra parte per De Stefano. De Stefano all'indietro per un compagno, ancora De Stefano che punta Nani, la mette dentro, allontana Tambuschi, la palla rimane lì in area, attenzione Tambuschi all'indietro, c'è un rilancio, poi ancora Beretta, poi è De Stefano ancora che la mette dentro e Todisco anticipa e calcio d'angolo per l'Albenga Destito, quindi attenzione perché c'è da soffrire ancora, calcio d'angolo nel finale di gara per l'Albenga, occhio, manco a dirlo a Galliani che sta salendo, qui Todisco anticipato Destito, probabilmente, non so, ma siamo quasi agli sgoccioli, sarà l'ultima occasione del match. Attenzione adesso su questo corner, parte la palla, prova ancora Galliani ma c'è un fallo commesso da un compagno, allora il signor Masi commina un fallo a favore dei Leoncelli con Cristian che giustamente dice fischia fischia e sarà Satanino mentre siamo quasi al 49esimo, lancio lungo, Gueye di testa a cercare Toniato, però la palla sfila e l'arbitro, il signor Masi, al termine di una partita veramente bella, una contesa vibrante, decreta il fine dell'incontro, 2-2 al Coppi, ricordiamo la sequenza delle reti, Galliani al quinto del primo tempo, poi il pareggio di Amaradio inizio ripresa, il 2-1 di Di Stefano, il 2-2 di Usman Gueye, rigore sbagliato da Di Stefano in finale del primo tempo e rigore sbagliato purtroppo da Manasiev al 42esimo della ripresa. Cristian, una bella partita, a te il commento finale. Bellissima partita, molto divertente, punto che comunque possiamo considerare molto importante per la salvezza che muove la classifica. Peccato per il rigore fallito da Manasiev che ha fatto anche lui una grandissima partita, però sicuramente adesso in persona con questo pareggio il morale anche va su e possiamo affrontare la trasferta di Piazzi con coraggio e con un buon pareggio. Vero Cristian, tra l'altro
ad Asti ci sarà il nostro amico Domenico Cremonte il giovedì di Pasqua, e noi, io e te, cogliamo l'occasione per fare a tutti gli ascoltatori, a Don Paolo, a Tua Eccellenza il Vescovo, a Stefano, a Lara, i migliori auguri di buona Pasqua. Assolutamente sì. Buona Pasqua da San Pietro Porto. Grazie, grazie ragazzi. Tutto 2-2 da Artona Albenga, a voi studio. Grazie, buona continuazione ovviamente con le interviste che a breve saranno registrate appunto dai nostri inviati. Ringraziamo poi anche Alberto per le riprese e gli highlight che potrete seguire sul canale PNR Sport YouTube, insomma, di PNR intorno alle, poco dopo le 20, intorno alle 20:30 di solito, insieme alle interviste, per questo sfavillante 2-2, una partita viva. Sono curioso di capire quanti errori siano stati commessi dalle due squadre in queste partite, i rigori, i falli, insomma, comunque quello che conta è non aver perso, aver recuperato la partita. Intanto, Lara, abbiamo Gianni? Gianni? Ci sono! Eccolo qua, scusa, ho un po', scusami, non so perché ho un po' di ritardo, e cioè sono in anticipo e in ritardo probabilmente, quindi fatico ogni tanto a ad ascoltarvi. Allora Gianni, è una partita sfavillante, dov'è che abbiamo sbagliato a parte i rigori? Insomma, è finito tutto in parità, mi hanno detto, i calci d'angolo uguali, gli ammoniti uguali, le sostituzioni uguali, i rigori sbagliati uguali, non poteva che finire in parità, Gianni? Sì, diciamo che è un pareggio giusto, però un giocatore dell'esperienza di Tato Manasev non può, sì, tirare un rigore così. Com'è stato Gianni? Praticamente al portiere. Ma ha fatto uno scavetto, non abbiamo capito. No, ha fatto un passaggio al portiere. Quindi ha sbagliato proprio la conclusione. Sì, lì col vento, che c'è il vento a favore, hai tutto a favore, hai la porta aperta, è tutto, devi buttarla dentro proprio con una mina, devi buttare dentro pallone e tutto quanto. Porti a casa i tre punti e... Sì, insomma, tu dici che... Ciao Fabio, a domani. Tutto sommato, quindi diciamo, se una squadra poteva vincere o doveva vincere era il Dertona? Una squadra che doveva vincere il Dertona, purtroppo... Non so cosa stia succedendo qui in studio, ho sentito un'esplosione fuori e di qui, però tutto bene, siamo ancora vivi, quindi vai pure Gianni. Scusami. Ma qui non c'è stata nessuna esplosione? No, qui dalle parti nostre. Dalle parti nostre, ma tutto bene. Riprendi pure il filo del discorso, Gianni. Niente, mi aspettavo la vittoria perché avevi un match ball e ero sicuro che Tato avrebbe fatto gol. Sì. Noi con tre punti oggi andavamo, sì, a 39, era tanta roba, e purtroppo portiamo a casa solo un punto, le make niente. Noi abbiamo buttato via oggi due punti. Sì, anche perché Gianni, nelle altre partite tutto sommato è andata bene, perché sia il Chieri che il Pinerolo hanno perso. Il Chieri ha perso in casa col Bra 3-1 e il Pinerolo, anche tra le mura di casa, è stato sconfitto dall'RG Ticino, formazione più forte, quindi sarebbe stata un'occasione per staccarli tanto, perché il Dertona adesso di punti ne ha 37 e il Chieri 34 e il Pinerolo 33. Pensa, se avessimo vinto saremmo a 39 sostanzialmente dopo il Ligorna. È sì, vero, sì, la con una classifica, quindi... avrebbe preso una piega molto più bella, molto più importante. Sì, sì. Comunque, nonostante tutto, il pubblico si è divertito oggi con questa partita, sì, strana. Quando vedi 4 gol è, sì, abbastanza divertente, però potevi divertirti di più. Io sono rimasto un po' colpito dalla... Ciao, sono rimasto un po' colpito dalla formazione che ha fatto il mister, però sì, lui l'ha vista così e va bene così. E domani sera ne parlerete, immagino, lunedì, scusami, perché oggi è sabato, quindi sì, lunedì sera. Secondo me quando devi portare a casa per forza i punti così, ti devi affidare ai giocatori di esperienza, però quando tu vedi che poi un calcio di rigore a tuo favore, il giocatore che hai di maggiore esperienza lo sbagli, e allora comincia a ricrederti un po'. Vabbè Gianni, comunque guarda, l'Albenga comunque è una squadra di alto rango, è lassù a 53 punti, quindi diciamo che possiamo accontentarci. Adesso andiamo a fare bene ad Asti giovedì, no? Perché ricordiamo che il prossimo appuntamento
è il turno prepasquale, nel giovedì santo, giovedì 28 saremo qui e tu immagino... Esulta, va a chiedere scusa, non ha fatto le scene che fanno tutti, fanno le orecchie, le varie, ha chiesto scusa per il gol sbagliato precedentemente, veramente un gran bravo ragazzo. Certamente, certamente. Allora Gianni, ti lascio andare negli spogliatoi per le interviste. Per le interviste, grazie mille. Buona serata Gianni. Grazie, grazie a tutti voi, a tutti i nostri tifosi del Bertone e ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, grazie Gianni De Caro, tra pochi secondi allora un po' di pubblicità e poi concludiamo l'ara con Domenico Cremonte, il commento appunto e la presentazione poi anche delle prossime trasmissioni. Torno quindi nella pagina in regia per dare spazio appunto all'ultimo treno degli spot. In un ambiente stimolante e accogliente, la Palestra American Club di Tortona ti offre la possibilità di divertirti e di migliorare la forma fisica e il benessere del corpo. Tutti i giorni dalle 7.30 alle 22 puoi condividere passioni e interessi con nuovi amici. Tutte le attività della palestra su americanclub.it. American Club, la tua seconda casa. Assicurazioni Picchi opera da 50 anni con professionalità e serietà, offrendo alla sua clientela servizi finanziari ed assicurativi. Marco Picchi ed il suo staff ti aspettano per proporti i prodotti previdenziali e finanziari più innovativi e offrendoti un servizio personalizzato in linea con le tecnologie di comunicazione più moderne. Assicurazioni Picchi è a Tortona in Largo Borgarelli 3, telefono 0131 81 50 78. Assicurazionipicchi.it per affrontare insieme le sfide di domani. Fly On Aero è il centro di formazione aeronautico approvato da ENAC, specializzato in corsi teorici e pratici per la formazione di nuovi tecnici aeronautici. I corsi consentono di richiedere la licenza di manutenzione aeronautica all'ENAC e di iniziare a lavorare presso società aeronautiche nazionali e internazionali con stipendi superiori alla media. Contattaci al numero 344-0323-944 oppure scrivi a info@flyon.aero e vieni a visitare la nostra sede di Tortona. Prendi il volo per un mondo pieno di opportunità. Una colazione golosa, una pausa pranzo sfiziosa, tante ricette genuine per portare in tavola il pane di una volta e una grande varietà di pizze e focacce. Tanti prodotti da forno artigianali, preparati con ingredienti selezionati, accompagnati dalle specialità della caffetteria interna. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 14.30, La Tostaccia vi aspetta a Tortona in strada statale per Voghera 93. La Tostaccia, la focacceria più tosta che c'è. La tua vita, la tua radio. Eccoci qua in diretta per la terza e ultima parte della trasmissione odierna, diretta stadio dal Fausto Coppi. È finita pochi minuti fa Dertona al Benga, risultato rocambolesco di 2-2, quantomeno per quanto è maturato e per quanto poteva maturare, ma così non è stato per i diversi errori proprio dagli 11 metri. E lo commentiamo come di consueto, è un po' che non sentiamo Domenico a fine partita, anche perché spesso è impegnato nelle trasferte direttamente in cronache, quindi lo saluto, bentornato a Domenico Cremonte. Sì, ciao Stefano, ciao Lara, buon pomeriggio a tutti. Allora Domenico, è successo un po' di tutto, soprattutto nel secondo tempo, ma no, anche nel primo, perché il rigore dell'Albenga se l'è mangiato, l'ha sbagliato, o meglio l'ha parato Sattanino a Di Stefano proprio al 40esimo, e sarebbe stato, penso, secondo me non avremmo recuperato sullo 0-2, cosa ne pensi? Ma sì, è fondamentale la parata di Riccardo Sattanino, che si conferma un grande portiere. Di Stefano ha anche calciato bene, si è disteso bene Sattanino, e se avesse segnato l'Albenga probabilmente non avremmo pareggiato. Tutto sommato rimane una grande prova di carattere dei nostri, c'è grande rammarico per il rigore sbagliato da Manager, purtroppo me lo sentivo dell'errore del Macedone. Cosa vuoi, alla luce degli altri risultati
secondo me questo 2-2 è fondamentale per la salvezza e per il morale. Abbiamo giocato oggi con una formazione, lasciami dire, sperimentale. Evidentemente ci sono tanti giocatori fuori forma o fuori condizione o acciaccati, perché appunto abbiamo giocato con anche il giovanissimo Tocila addirittura titolare, sì, per tanto tempo. Tutto sommato va premiato l'impegno di tutta la squadra, e Stefano, sicuramente dobbiamo mettere un punto esclamativo sui giovani che stanno un pochino trainando Albertona in una posizione ancora critica. Ma se non ci fosse stato Maradio, non so cosa sarebbe successo quest'anno. La cava, positivo, Maradio. Positivo, sì, la cava, ha giocato come al solito una partita molto molto propositiva, è l'unico che salta l'uomo, e quindi insomma ci sono anche delle note positive in una stagione difficile fino a questo momento. E sì, non abbiamo capito, insomma ci sono delle dinamiche comunque oltre alla forma o non forma, vedremo di capire delle dinamiche in spogliatoio, perché certi giocatori sono un po' scomparsi dalla, insomma, no, dal team o quantomeno dalla formazione. Oggi mancava anche Strada, non ho capito, probabilmente non si è allenato Strada in settimana, quindi Strada si sapeva, sì, c'è un po' la sorpresa di Gulli, sì, che so che non era al 100%, però aveva ripreso ad allenarsi, evidentemente non era al meglio, e il mister ha optato per una squadra più giovane in mezzo. È tornato anche Robotti nella ripresa, che era un po' che non giocava, sì. È tornato Toniato, che ha anche colpito un palo, ce lo dobbiamo ricordare, sì. E oggi insomma premiamo anche il coraggio e la dedizione di Gueye, attaccante che, sì, non sarà prolifico, ma insomma è l'unico che ci è rimasto, e oggi mi pare si sia impegnato molto, anche segnato un gol. Sì, sì, confermo, esatto, un primo tempo dove ha sbagliato un'occasione clamorosa, ma poi nella ripresa ha cominciato insomma la sua partita, il duello corpo a corpo con Gagliani, spesso vinto, il gol sbagliato a inizio ripresa, credo al quarto o quinto minuto, con una conclusione a tu per tu con Salvato e sparata fuori, e poi quel 2-2, un assist per Toniato, lo ricordiamo, anche lì altro corpo a corpo e poi assist e rete, e poi del 2-2 importantissimo su calcio d'angolo, quindi ovviamente il voto di Gueye sarà positivo, ecco, indipendentemente da tutto. Io direi almeno 6,5, sì, però sì. Poi i voti li da Gianni De Caro assieme, e niente, insomma, rimane il fatto, Stefano, che prosegue la nostra miniserie positiva. C'è stata, sì, la vittoria a Bra nel secondo tempo, nel recupero, diciamo, questo 1-1 a Borgosese che ha lasciato un pochino da mare in bocca, e questo 2-2 è comunque, con i sei, con i ma, non si va da nessuna parte. Tutti dicono sì, l'Albenga non è più la squadra del girone d'andata, ma l'Albenga rimane tra le prime cinque in questo campionato, e oggi ha dimostrato di essere comunque una squadra competitiva e completa. Quindi Bertona, che paradossalmente di solito gioca meglio con le squadre forti rispetto a quelle che si devono salvare, adesso abbiamo un'altra partita molto difficile, sì, non lo dico tanto forte perché se Gianni non ascolta è un quasi derby. All'andata sicuramente l'Asti non meritava il Coppi di vincere, noi forse abbiamo sbagliato anche due rigori con Mercai. Speriamo a Cesisbosia di fare un altro risultato importante, perché mancano sei partite, ci sono ancora 18 punti a disposizione, siamo ancora tutti lì. E poi Stefano, non so se vuoi ricordare un attimo le partite di domani, so che il Voghera, sì, ha una partita sulla carta facile. Volevo arrivare lì, perché oggi se avessimo vinto avremmo potuto approfittare, perché domani c'è proprio il derby tra Sanremese e Fezzanese, che di fatto ci precedono a 38 punti, quindi essere davanti a una delle due quantomeno avrebbe consentito di scavalcarne almeno una, perché in ogni caso quantomeno di raggiungerla in classifica. Il mio pronostico dice, quindi, che il Sanremese sì, vincerà, però sì, vediamo. Sì, no, sono d'accordo. La Sanremese, appunto, il derby con la Fezzanese, l'Alba gioca in casa contro il Ligorna, quindi due squadre un po' strane, perché è difficile dare un pronostico di questa partita per me. Sì, però il Ligorna sulla, sì, carta, no, è più forte, è favorito, però sai, l'Alba si gioca tantissimo domani, contro una squadra, sì, forse punterà ai playoff, però quindi insomma una partita dal pronostico aperto. Poi c'è Lavagnese? Ecco, la Lavagnese è impegnata in casa con la capolista Alcione, quindi Lavagnese Alcione. E c'è un Gozzano Vado interessante per capire se Gozzano può fare qualche punto, ma una partita in meno, ricordiamolo, quella non giocata proprio con la capolista.
contro il Vado, che comunque è una squadra in forma, quindi sarà una partita. Vado, mi sembra, Stefano, reduce da 5 vittorie consecutive. Sì. Speriamo che continui a vincere. Sì. E speriamo anche che l'Alcione, nonostante ormai sia super super favorito per la vittoria finale, non molli. Certo. E non lasci vincere la Lavagnese, perché la Lavagnese deve rimanere dietro di noi. Sì. Poi ci concludiamo con due partite comunque interessanti. La Bogherese ha la possibilità di battere il Borgosese, di allontanarsi dalla zona play-out, e il Pondonna in casa contro la Città di Varese. Penso che ovviamente qui sia favorito la Città di Varese, insomma. Quindi, il Pondonna, che due giorni fa ha sollevato il secondo allenatore, licenziato Ezio Rossi, e ha chiamato un fatto abbastanza curioso: praticamente il nuovo allenatore è il secondo allenatore che era sulla panchina assieme a Fresia, gli faceva da secondo all'inizio dell'anno. L'allenatore di Genova, Fresia, aveva portato con sé Augusto Podestà, che è un allenatore di Chiavari che conosco bene, che ha sempre allenato in eccellenza. Per lui mi sembra anche qualche esperienza all'estero, un po' la mossa disperata del presidente Perpignano, sì, ma mi sembra di in ogni caso le ultime due, sì, come dici tu, 21 e 16 punti sono quasi spacciate. E allora adesso, prima di leggere con Lara il programma della 33esima, cominciamo a anticiparla con il discorso appunto si anticipa ovviamente domenica 31 e Pasqua, quindi si gioca un'infrasettimanale speciale, perché non si gioca il mercoledì ma si gioca il giovedì santo, sì, 28 marzo. Asti, Stefano, abbiamo detto una squadra che sulla carta poteva anche arrivare tra le prime. Io ho la sensazione, ma una mia sensazione tutta particolare, che a Natale la dirigenza si è resa conto che l'Asti si sarebbe salvata sicuramente, ma non sarebbe riuscita a vincere il campionato e forse neanche arrivare seconda, e quindi invece di potenziare la squadra ha perso comunque un paio di giocatori importanti. Chi li ha sostituiti praticamente non ha quasi mai giocato, quindi probabilmente l'Asti finirà il campionato con un campionato senza infamia e senza lode, a ridosso probabilmente dalla zona playoff, ancora la possibilità forse di arrivare nei playoff, e vediamo come giocherà contro il Bertona giovedì, una partita comunque non facile, una partita molto sentita anche dal nostro capitano Tato Manasiel, che abita nei pressi di Asti, che ha giocato ad Asti per tanti anni, per lui sempre una partita abbastanza particolare, Stefano. Certamente, e allora do la parola a Lara per il programma completo di questa 33esima giornata. Si giocherà giovedì 28 marzo e in campo scenderanno Albenga Pinerolo, Alcione Vogherese, Asti Dertuna, Borgosesi Agozzano, Bra Lavagnese, Città di Varese Sanremese, Pezzanese Alba, Ligorna Chieri, RG Ticino Pondonna, Vado e Chisola. E allora spicca sicuramente la partita tra Vado e Chisola, che immagino sarà molto combattuta. L'RG Ticino in casa col Pondonna, come detto, non dovrebbe avere problemi. Il Chieri va a Ligorna. Ligorna ci deve dare una mano. Chieri oggi ha perso in casa col Bra, che è in gran forma. 3-1, sì. 3-1, quindi Chieri potrebbe avere un altro ostacolo difficile. La Lavagnese con chi gioca? La Lavagnese, aspetta, eccolo qua, Vabra. È un'altra partita. Molto, molto difficile. E poi mi interessa molto anche Pinerolo ed Alba, naturalmente. Sì, l'Alba gioca a Sarzana contro la Fezzanese. Questo è un match chiave, perché è uno scontro diretto. E il Pinerolo va proprio dal Benga, con l'avversario di oggi. Speriamo che l'Albenga continui a giocare con la stessa decisione con la quale ha giocato oggi. Però, insomma, Stefano, prima di Pasqua ci sarà questo turno sicuramente interessante, e poi saranno solo 5 le partite al termine del campionato. Ricordo che il campionato finirà la prima domenica di maggio. Io mi auguro con tutto il cuore che finisca per noi il 5 di maggio e non ci sia un supplementare, che significherebbe lo spareggio ai play-out. Speriamo naturalmente di essere tutti tranquilli a fine di aprile e festeggiare una salvezza. Praticamente finiremo il campionato con in rosa nessun attaccante o un attaccante e mezzo, lasciami dire. E va bene, avrete tempo, ovviamente vi ascolteremo alle 21 di lunedì, di dopodomani. Sì, la puntata prepasquale
di PNR Sport Club, poi ci fermeremo perché la domenica sì. successiva, il lunedì, sarà il lunedì dell'Angelo. E niente, Stefano, poi affronteremo assieme l'ultimo mese a tutta di aprile, ma sarebbe davvero importante fare qualche punticino ad Asti. Assolutamente. Io ringrazio te, ringrazio Lara e naturalmente vi auguro un buon weekend. Grazie Domenico, a lunedì allora con PNR Sport Club. Noi siamo, Lara, direi in conclusione di trasmissione, anche perché sono le 17:10, i programmi ovviamente Radio PNR proseguono, quindi restate all'ascolto. Diamo come sempre un po' il resoconto di quelli che sono i prossimi eventi, diciamo da oggi più o meno fino al, almeno fino al 28. Andiamo quindi con... Allora, lunedì, come ricordato, ci sarà alle ore 21 PNR Sport Club. Sport Club con Gianni e Domenico. Poi il programma del basket del Brox ogni giovedì alle ore 18:15 circa. E poi il sabato mattina ancora il Brox con sì, i programmi. Quindi di giovedì sport. Doppio appuntamento, perché ci sarà prima alle ore 15, esatto. alle ore 14:30 c'è Asti Dertona, ovviamente con diretta stadio. Cronaca dirette, poi ovviamente la sera gli highlight. Highlight che potrete vedere ovviamente questa sera insieme alle interviste poco dopo le 20:30 sul canale PNR Sport YouTube. E mi resta a questo punto che augurare buon sabato a tutti. Domani sono le giornate anche del FAI, approfittatene se il tempo lo permette per andare a visitare le bellezze della nostra Italia, in questo caso del Piemonte. Qui saremo dalle parti di Cassano Spinola, per quello che mi è apparso di capire. Sì. E quindi insomma ci sentiamo, un augurio a tutti, poi gli auguri di Pasqua avremo modo ancora di farceli prossima settimana. Buona serata a tutti, buona serata a Lara Ciao. Cerbi, a tutti i nostri inviati, al Fausto Coppi, a Don Paolo Padrini, il nostro presidente. Non mi resta che augurarvi buona serata, arrivederci.